coinvolgimento nell'operazione di traffico di stupefacenti sventata dalla polizia. In realtà in queste telefonate si parla di contrabbando di tabacchi, almeno in alcune di esse. Quando poi ho fatto riferimento nelle telefonate in questione a casse di champagne Dom Pérignon e a qualche cassa di sigarette multifilter, cioè perché in effetti sono abituale consumatore di tali prodotti. Devo far presente che il 24/11/1970, ritorno da Milano, dove per un imprevisto è stata sequestrata una nave contenente 1.400 casse di sigarette di mia pertinenza, ho subito un gravissimo incidente stradale, in esito al quale sono in condizione di pressoché assoluta inabilità fino alla fine del 1974. Sono stato in condizione di pressoché assoluta inabilità fino alla fine del 74. Inoltre in quel periodo ho subito anche una lunga carcerazione preventiva, essendo stato uno degli imputati del noto processo per i 114. Detto processo si è concluso con la mia assoluzione per insufficienza di prove. Ripresi quindi in grande stile il contrabbando di tabacchi per poter sopperire alle mie esigenze finanziarie. In tale attività mi ha aiutato finanziariamente mio suocero Sampino Francesco, notoriamente benestante, che mi ha dato in più riprese circa 500 milioni. Circa il ritretto del riposito di risparmio presso l'agenzia numero 3 del Banco di Sicilia di Palermo, che la signora vostra mi dice essere sicuramente di mia pertinenza. Devo dire che pur non essendovi in alcun documento bancario una mia firma, io intendo riconoscere per mia dignità personale e per evitare di coinvolgere persone estranee che in effetti detti libretti mi riguardano. Tutte le operazioni, anche se fatte da amici o da miei prossimi congiunti, sono a me riferibili. In tali libretti ho depositato somme e in particolare assegni provenienti dal contrabbando di tabacchi. Faccio presente che io mi ero insediato stabilmente a Napoli fino al 1978 e che se ne sono andato via perché volevo evitare di essere coinvolto in situazioni ambientali a me non congeniali. Io vendevo le sigarette direttamente a Napoli e certe volte riuscivo a vendere anche interi carichi di navi. I miei fornitori erano di nazionalità estera e i pagamenti li effettuavo in Italia. Per ovvi motivi di cautela processuale non intendo fornire ulteriori chiarimenti sul contrabbando di tabacchi per non coinvolgere altre persone. La domanda risponde, la signora vostra mi dice che il 1 marzo 1978 mio cognato Giovanni Sampino ha richiesto vaglia cambiari del Banco di Sicilia per 500 milioni di lire e che tali assegni sono stati negoziati nella stragrande maggioranza da personaggi implicati nell'esportazione illegale di capitali all'estero. Al riguardo posso dire che avrò pagato sicuramente... Come? No. Siamo alla fine. Al riguardo posso dire che avrò pagato sicuramente una fornitura di tabacchi esteri. Ovviamente, essendo miei fornitori di nazionalità estera, tale denaro attraverso canali clandestini essi stessi lo hanno portato all'estero, ma io ribadisco, ho sempre effettuato i pagamenti in Italia con lire italiane. L'unica operazione che non mi riguarda personalmente è quella sulla quale la signora vostra mi interroga, del 15 gennaio 1980, in cui mia cognata Sampino Antonietta, con somme prelevate dai noti libretti, ha richiesto vaglia cambiari per 500 milioni di lire. L'intera somma, infatti, è stata destinata alla restituzione del prestito di lire 500 milioni, che, come ho già detto, mio suocero Sampino Francesco mi aveva effettuato. Ignoro quale destinazione mio suocero abbia dato a tali assegni, anche perché il 29/1/1980 sono stato arrestato per contrabbando di tabacchi ed è scarcerato il 14/7/1980. Io sono buon amico di Salvatore Macaluso, ma con lo stesso non ho mai avuto rapporti di affari. Se, come la signora vostra mi dice, risultano operazioni di prelievo di denaro con contestuale richiesta di assegni, nei quali vi è la firma di girata di Macaluso Salvatore, cui è attribuibile, per quel che sono i miei ricordi, all'acquisto di un peschereccio, vendutomi da Giordano Sabato di Cetara, provincia di Salerno. Tale affare l'ho concluso per il tramite appunto di Salvatore Macaluso, che conosceva per ragione di lavoro il Giordano. La signora vostra mi dice che Presti Filippo Domenico il 25/1/77 ha prelevato dai noti libretti 180 milioni e che tali assegni, unitamente ad altri assegni per 120 milioni, sono stati negoziati da Zappalà Natale, indiziato mafioso di Bagnara Calabra,
il quale ha dichiarato di aver avuto rapporti di lavoro esclusivamente con Bartolomeo D'Angelo, interessato nella società responsabilità limitata Il Delfino e astatore del mercato ittico di Palermo, nonché con il megaluso della Coalma. Devo dire che di tale operazione non ricordo assolutamente nulla. Faccio presente però che Presti Filippo Domenico si è semplicemente prestato, per puro spirito di amicizia, ad eseguire operazioni per mio conto, ma che non è per nulla interessato nelle vicende che mi riguardano. La signora Pastria mi dice che mio cognato Marino Gioacchino, il 25/2/1980, con somme prelevate dai noti libretti, ha richiesto vaglia cambiari per 75 milioni negoziati da Bartolomeo D'Angelo. È probabile che questi 75 milioni facciano parte delle somme da me date a mio suocero Sampino Francesco, a titolo di compenso, anche se da lui non richiesto, per i prestiti fattimi dal medesimo. Circa i miei rapporti con Luigi Faldetta, posso dire che quest'ultimo, il quale aveva venduto un appartamento a mia moglie, qualche volta per sopperire a sue momentanee esigenze di cassa, mi chiedeva del denaro che mi restituiva in breve tempo. Nessun altro rapporto abbiamo avuto. In buona sostanza intendo ribadire che tutti i miei familiari in realtà hanno effettuato operazioni di banca esclusivamente nel mio interesse e seguendo le mie direttive, e ciò ad eccezione, come ho detto, dell'operazione di 500 milioni del 15/1/80 che costituisce la restituzione del prestito a San Piero Francesco. E se, come la signoria vostra mi dice, proprio questa operazione vede coinvolti tutti coloro che sono stati indicati come più autorevoli esponenti dell'organizzazione mafiosa, non so che dire, perché ignoro del tutto che cosa abbia fatto mio suocero del denaro restituitogli da me. Spontaneamente soggiunge: i beni che la signora vostra ha sequestrato sono di legittima provenienza. Mia moglie, Sampino Concetta, ha un reddito di circa 2 milioni al mese, magazzino in piazza Don Bosco, appartamento in via Notar Bartolo, appartamento in via Pietro D'Asaro, intestato a mio figlio Franco, due magazzini in via S35. Con i redditi provenienti da queste proprietà immobiliari ho acquistato sia la casa di via Pietro D'Asaro sia il lotto di terreno di Santa Flavia. Per quanto riguarda poi i libretti a deposito risparmio presso il Banco di Roma, non mi interessa nulla perché non sono di mia pertinenza. Per quanto riguarda la Listro e i compagni, che anche se la origine del denaro da me dato all'Istro Giovanni è ovviamente il contrabbando di tabacchi, le somme da me materialmente erogate, superiori al miliardo di lire, hanno a mio avviso origine lecita. Parte del denaro proviene dalla vendita di villette costruite a Santa Flavia, su terreno venduto da mia moglie, a mia moglie da Giuseppe Vanni Calvello ed acquistato con risparmi di mia moglie. In parte si è trattato di un prestito da parte della Sicilcassa ed in parte del ricavato dalla vendita di un peschereccio, Salvatore Padre, venduto per 490 milioni a Certoferro Lorenzo, cognato di quello nigro recentemente ucciso a Palermo. Per quanto riguarda poi i beni della SPA, fiduciaria e certificazioni revisionali, devo dire che le azioni di tale società sono state vendute da mia moglie e da mio figlio Franco per 400 milioni a Pino Simonetti e a Barbaro Giuseppe, recentemente arrestati per favoreggiamento dal giudice istruttore di Firenze. Questa somma è stata da me impiegata per le esigenze di cantiere della Listro e compagni. A questo punto, data l'ora tarda, perché l'imputato dichiara di non essere in condizione di proseguire l'interrogatorio, l'atto istruttorio viene rinviato. Si dà atto che l'imputato dichiara di non essere in condizione di firmare, che ha assistito all'interrogatorio ai sensi dell'articolo 165-ter, codice procedura penale, il maresciallo carabinieri Umberto Mazzanti. Interrogatorio 10 ottobre 1984. Si dà atto che l'imputato viene accompagnato da un agente di custodia e si mostra fisicamente prostrato, con difficoltà di respirazione. L'imputato riferisce di incubi notturni. L'imputato tiene a precisare di essere lucido, di non essere pazzo, e riferisce le sue preoccupazioni circa la situazione processuale della figlia sedicenne e per la sua famiglia in riferimento a un procedimento penale pendente a Firenze. Prende atto, il mandato risponde: prendo atto delle contestazioni di cui ho il mandato di cattura e prego la signora vostra di farmi interrogare dal giudice istruttore dottor Giovanni Falcone. Io sono a Palermo il 22/10 prossimo 21 per un procedimento a mio carico, augurandomi che per quella data possa essere sentito dal dottor Falcone. Si dà atto che l'imputato non è in grado di firmare e che si trova in una situazione di prostrazione fisica di cui si è già dato atto all'inizio. Interrogatorio 25 ottobre 1984. Ho chiesto di conferire con la signoria vostra per rappresentare alcune situazioni a meno cive che ritengo siano il frutto di violazione di legge e di norme regolamentari. Da quando sono a Termini Imerese, cioè dal 20 ottobre 1984, ho potuto notare che pur essendo in gravissime condizioni fisiche non mi vengono prestate le cure necessarie. Mi hanno visitato un certo dottor Di Cola e un certo dottor Brurato, capo sanitario
di Termini Imerese, i quali mi hanno detto che per mancanza delle necessarie attrezzature non sono in condizione di apprestarmi quanto prescritto dai sanitari di Fosse Ombrone. Capo sanitario di Termini Imerese, i quali mi hanno detto che per mancanza delle necessarie attrezzature non sono in condizione di apprestarmi quanto prescritto dai sanitari di Fosse Ombrone. Pertanto ho rifiutato qualsiasi cura e minuto pressoché esclusivamente con sottilette e con qualche uova, non avendo alcuna fiducia nel vito dell'amministrazione carceraria. Inoltre sono sottoposto al regime differenziato, articolo 90 aggravato, e il regolamento viene applicato a Termini Imerese in maniera, a mio avviso, disumana. Infatti vado all'aria, o meglio non fruisco dell'aria, e rimango chiuso in cella giorno e notte, perfino con lo spioncino chiuso. Faccio presente ancora che da Novara ho spedito alla signora vostra 3 telegrammi nel marzo di quest'anno e mi risulta che non sono pervenuti, per cui ritengo che non siano stati inoltrati. Anche da Termini Imerese il 22/10/84 ho spedito 5 telegrammi rispettivamente diretti alla signora vostra, al dottor Di Lello, al dottor Ayala, al dottor Geraggi, al dottor Gebbia, e sono sicuro che neanche questi telegrammi sono arrivati. Infine la signora vostra potrà constatare che nella copia della cartella clinica spedita dalla casa di reclusione di Fosse Ombrone non sono contenuti certificati medici, mentre io li avevo consegnati quando ero a Novara al dirigente sanitario e ne avevo notato la presenza nella cartella sanitaria stessa. Detti certificati mi erano stati spediti dall'avvocato Veneto e riguardavano le mie condizioni neuropsichiche antecedenti al mio arresto. Spontaneamente soggiunge: non sono pazzo, non ho mai detto di esserlo, però più volte ho rappresentato alla competente autorità che da tempo e già da prima del mio arresto soffro di sindrome ansiosa e depressiva e che il severissimo regime carcerario cui ora sono sottoposto ha gravemente peggiorato tali mie condizioni. In particolare mi capita spesso di soffrire allucinazioni, nel senso che vedo nella mia cella mia figlia Giusi e mi rifugio sotto il letto, tanto che gli agenti di custodia sono costretti a rimettermi sul letto. Inoltre mi capita che quando poso la testa sulla testa sul cuscino del letto sento delle voci minacciose. Lo stesso dottor Colapinto, neurologo di Fosse Ombrone, si è reso conto delle mie condizioni neuropsichiche, tanto che voleva propormi per un periodo di osservazione in un ospedale psichiatrico giudiziario, ma io l'ho scongiurato di non farlo perché non sono e non mi sento pazzo. A questo punto l'avvocato Marmino si allontana per impegni professionali. A domanda e risponde: contesto decisamente di essere mafioso, di appartenere a Cosa Nostra. Io non so nemmeno cosa significhi questa parola. Conosco Tommaso Buscetta, avendolo incontrato a Lucciardone nel febbraio 1974. Sono stato scarcerato dopo circa 30 giorni e presentavo ancora ingessatura alla gamba destra. Non conosco Pippo Calò ed escludo pertanto di far parte della famiglia, tra virgolette, di Porta Nuova. La signora vostra mi dà lettura di una telefonata del 5 giugno 1971, da cui è facilmente rilevabile che Tommaso Buscetta parla con un suo omonimo, il quale gli riferisce di essersi rotto la gamba in 6 pezzi ed escludo di essere io quella persona. Faccio presente che questa telefonata ha già costituito oggetto di vaglio in un procedimento penale contro l'indelicato Elisabetta ed altri, e che il Masino a cui si riferisce la telefonata è stato individuato in quel processo per Tommaso Magliozzo. Spontaneamente soggiunge: mi è stato detto che Sinagra Vincenzo ha accusato mio figlio di far parte della cosca di Corso dei Mille. Ciò mi è stato riferito direttamente alla mia figlia Antonino. Rappresento alla signora vostra l'illogicità di tale affermazione, perché se è vero quanto riferito dal Buscetta circa la sottoscrizione in famiglia, tra virgolette, dell'organizzazione mafiosa, io che farei parte di Porta Nuova mi potrei trovare da un momento all'altro nella necessità di affrontare un conflitto armato contro mio figlio e altri parenti facenti parte di cosche avversarie. In realtà mio figlio Antonino ama soltanto il calcio ed è un acceso tifoso del Palermo. Nessun altro interesse ha nella vita, né tantomeno è dedito ad affari illeciti. È possibile quanto riferito dal Faldetta in ordine a rapporti societari di fatto, e cioè ad un finanziamento di 80 milioni da me fatto al Faldetta per l'acquisto di un appartamento all'asta in piazza Politeama? Devo dire però che di ciò non ho assolutamente ricordo. In ogni caso non riesco a comprendere cosa ci sia di illecito in siffatto comportamento. A questo punto l'imputato dichiara: chiedo di essere reinterrogato in ordine ai fatti che mi si contestano fra qualche giorno, o meglio fra qualche settimana. Letto confermato sottoscritto solo dall'ufficio, perché l'imputato dichiara di non essere in grado di firmare. Interrogatorio del 3 novembre 1984. Ribadisco che le dichiarazioni di Buscetta sono false e che egli è un diabolico bugiardo. Io dal 1976 sono stato perseguito, tanto che sono stato prima
inviato al soggiorno obbligato e poi detenuto. Sono stato arrestato nell'ottobre 1976 e per essere sottoposto alla misura del divieto di soggiorno. Sono stato a Napoli fino al maggio 1978. Quanto il divieto di soggiorno è stato trasformato alcuni mesi prima in sorveglianza speciale. Sono stato arrestato in tale data per associazione per delinquere e per importazione di valuta, ma rinviato a giudizio solo per questo secondo reato. Scarcerato nel luglio 1978, mentre stavo per essere scarcerato, sono stato raggiunto da un ulteriore mandato di cattura del giudice istruttore di Foggia per articolo 648 bis codice penale e sono stato scarcerato a metà agosto 1978 con l'obbligo di risiedere a Palermo e di presentarmi in questura ogni giorno alle ore 20. Sono stato arrestato a Palermo per contrabbando di tabacchi nel gennaio 1980 e successivamente sono stato scarcerato nel luglio 1980. Sono stato nuovamente arrestato per contrabbando nel febbraio 1982 e scarcerato nell'aprile 82. La contestazione riguarda vendita di piccoli quantitativi di sigarette di contrabbando avvenute nel 1981 e ciò è del tutto inverosimile perché io lavoro nel contrabbando solo in grandi quantità. Infine sono stato arrestato nel giugno 1983 a seguito di un mandato di cattura del giudice istruttore di Firenze per traffico di stupefacenti. Inoltre mi è stata notificata tutta una serie di mandati di cattura per associazione per delinquere ed altro riguardanti il processo dei 162. Mi domando dunque se dato il lungo tempo trascorso in carcere è possibile che io mi sia associato con qualcuno e in ogni caso faccio presente che non ho mai trattato stupefacenti. Faccio presente infine che anche nei momenti di libertà sono stato sempre sottoposto a misure di prevenzione con continui controlli. A domanda risponde, conosco Baldi Giuseppe da tempo ma ignoro che venisse chiamato Pinuzzu Tranquillo. So che è contrabbandiere di sigarette, meglio non ho mai lavorato con me in tale attività o comunque non lo ricordo. A domanda risponde, escluso categoricamente di essere coinvolto nel traffico di stupefacenti riguardante gli 80 kg di eroina per cui procede il giudice istruttore di Firenze. Ho conosciuto Salvatore Contorno in carcere. Con lui ho avuto una lite verbale a Novara per questioni di cuore, perché un mio nipote aveva fatto, come mi è stato detto dal Contorno, profferte amorose alla moglie di quest'ultima. Nel settembre 1983, davanti al carcere di Novara, mi riservo di indicare i nominativi dei detenuti che hanno sentito la lite. La signora vostra mi fa presente che Salvatore Contorno mi accusa di far parte della famiglia di Porta Nuova e ritengo che Buscetta le abbia messo il registratore. Dico questo perché ho appreso dalla stampa che i due sono stati insieme. Letto confermato non sottoscritto dall'imputato che dichiara di voler apporre solo il segno di croce. Ce n'è. Mi pare che. No. Ce n'è. 18 novembre. Questo sono mai informato. Sì, questo sono è 18 novembre. Non ce n'è. Mi pare che non ce ne siano altri. Vabbè, lei conferma. Conferma. Sì. Conferma gli interrogatori che ha reso al giudice istruttore. Sì. Signor Presidente, sì. Se mi permette. Dica pure. Quando io non potevo mettere la firma, c'era il segno della croce, in tutti gli interrogatori. Si dice che ero postratto della mia malattia. Io all'epoca di questo interrogatorio pesavo 48 kg e credo che il pubblico ministeriale me lo può dare atto di questo. Già ero guarito quando mi ha visto lei. Ho visto che erano 48, ma certamente era male. Troppo più vicino alla bocca. Però già era guarito, perché lei è venuta a ottobre e io già ero arrivato a aprile a Fossombrone. 6 mesi di cura, ero guarito. 11 mesi isolato, inquisito nel carcere, 11 mesi. 11 mesi isolato senza vedere la famiglia, senza biancheria, senza nemmeno me le ricordavo più se esistevano i miei parenti. 11 mesi, altro che culla della civiltà. Comunque, signor Presidente,
In merito ai capi di imputazione, ho sentito che io sono rinviato a giudizio per 1, 10, 13 e 22 più 270 reati connessi. Volevo fare osservare, se permette. Sì. Io ho 3 mandati di cattura, 42 omicidi e 4 tentati, compreso quello di contorno. Danneggiamento di questa bomba. Scusi un momento. Se vuole qua, io c'ho. Ma io non so queste cose così. Poi non è stato prosciolto. 9783, 8883. Lei è stato rinviato a giudizio, Spadaro Tommaso, soltanto per i reati che io le ho contestato. Siccome in un primo 270 momento, reati connessi sono in uno di questi mandati di cattura. Sì. Siccome sono un gruppo di persone che io devo rispondere oggi per questo reato. Sì, detenzione illegale di sostanze esplosive, danneggiamento. La bomba di Calzetti, dei fratelli di Calzetti. Sì. Ora io con questo mandato di cattura, con le stesse persone per cui io sono stato prosciolto di 42 omicidi più 4 tentativi, sempre con le stesse persone, per l'illogicità io voglio. Riferimento a questo. Sì, ho capito. Sono rinviato solo per la bomba, sempre con le stesse persone. Volevo fare osservare solo questo alla Corte. Se vuole mandate di cattura. Solo. No, ma ci abbiamo. Ce l'avete. Io dico, volevo dire, non credo che ci sia una logica. Se un convoglio cammina, a un certo punto stacca tutti i vagoni e ne rimane uno. O tutto niente. Spero che non si lamenti di essere stato prosciolto. No, io mi lamento di una cosa, di essere stato prosciolto. È illogico, secondo lei, ho capito la sua. Se devo rispondere con queste persone, solo per la bomba, non lo so. Siccome con la rivelazione di quello che ha firmato Calzetta qua, sì, quello che io mi ero guadagnato questi 42 omicidi, dietro le rivelazioni di Calzetta. Signor Presidente, poi arriva, se non arrivava era meglio, arriva Buscetta e mi assolve, 42 omicidi assolto, non c'entra, non è un sanguinario, così scrive il giudice sotto, non è un sanguinario, vabbè, sono qua oggi per poter. Sì. Volevo chiarire questo fatto di bomba, tanto non è che io faccio questione di una bomba, a bombellare a Lappi a Firenze, non vado a fare ragionamento di una bombetta. Dunque, a parte le accuse che ha fatto Calzetta nei suoi confronti, che lei ha sentito, e anche il che fa riferimento alla sua posizione in seno a questa cosca mafiosa. Calzetta, sì. Sì. Perlomeno nella dichiarazione che ha reso il primo giorno, perché poi ho detto di non ricordare, quindi io ho il dovere di farle presente questo. E, poi lei, il Sinagra, ha fatto riferimento a lei come alleato delle famiglie vincenti nella lotta contro il clan o i clan di Bontate, di Stefano Bontate, di Badalamenti e via di seguito. Ha detto anche il Sinagra che lei, insieme a Nunzio La Mattina, ora deceduto, sì, lo so, si serviva di tale Macaluso, commerciante di scatolama di tonno, per portare soldi propri a altri capi e di altri capi di cosche all'estero, in particolare in banche svizzere, circostanza che sarebbe stata, che ha trovato conferma nella presenza in Svizzera, che troverebbe conferma nella presenza in Svizzera di un uomo dello Spadaro, cioè di lei, Antonino Lavardera. Ma lei che si chiama Spadaro Lavardera? No, signor Presidente. Di un uomo dello Spadaro. Lei lo conosce questo? Io non lo conosco, conosco il fratello Pietro, coimputato a mia di Firenze. Coimputato a Firenze. Poi Buscetta lo sa quello che ha detto Buscetta? Sì, lo so benissimo, come l'Ave Maria. Era stato contestato che lei sarebbe uno dei più grossi contrabbandi di sigarette, che poi questi canali, come avete detto,
che sarebbero state utilizzate per il traffico della droga. Lei che ha da dire su queste specifiche? Da dire molto, specifiche, se lei mi permette, io... Sì, come no? Poi c'è contorno, dopo. Sì, e poi c'è contorno. Presidente, questo calzetto, prima iniziamo da lui, per ordine cronologico, credo. Questo calzetto ha fatto queste dichiarazioni, non lo so quello che ha fatto. E io, come ripeto, mi sono guadagnato 42 omicidi. Poi arriva Buscetta e mi assolve. Vede la vita di un individuo, il destino delle persone in quale mano è. Se non arrivava Buscetta, io oggi dovrei rispondere 42 omicidi, qua. No, era meglio però che non arrivava, lo ripeto. Figuriamoci, questo calzetto a me colloca a oriente della città, Sinagra mi mette a centro, c'è calza, Buscetta mi porta a occidente, mi hanno trasformato a una bussola, non lo so, chi dice te dice la verità. Comunque io su calzetto non ho niente da dire, poco parola. Questo Sinagra, esportazione di valuta. Io ho una vita che faccio il contrabbando di tabacco, né che non dovevano venire a dire loro. Io l'ho dichiarato nei miei interrogatori, ho fatto sempre il contrabbandiere. Quando mi prendono pago, è fuori legge, lo so, per me è un lavoro, è un'industria. E vado in monopolo, un altro vado alle tasse, qua. Questo Sinagra parla di esportazione di valuta, io credo che i magistrati abbiano fatto indagini per vedere se c'era un illecito di questo, denunziare a qualcuno. Ma hanno inviato gli atti in procura e la procura ha ritenuto che non c'era rilevante di potere. Quindi di questo Sinagra posso dire solo, in merito a mio figlio, che poi se lei me lo consente io parlerò 5 minuti, perché sono i miei figli, se mi dà questo spazio 5 minuti. Va bene. Grazie. Non ho niente da dire su Sinagra perché... non lo conosco. Una volta dice che ce l'hanno fatto vedere da lontano, quello Spadaro Tommaso, soldi all'estero. Una volta Piazza Sant'Eresa, Sant'Erasmo, quello sono i tre fratelli Spadaro, contrabbandieri. Poi qua è venuto a dire che assieme alla sigaretta sbarcavo la droga. Qua l'ha venuto a dire. Io dico a lei, se può fare un accertamento, me ne assumo io la responsabilità su tutto il territorio nazionale, presso il Comando Generale della Guardia di Finanza, se ha sequestrato mai un carico di sigarette e ha trovato mai un grammo di droga. Come Sinagra dice, droga, sigarette e droga assieme. No, non ho niente da dire più da Sinagra. Buscetta, sì. Buscetta parla che dal 73 al 74 c'è il boom del contrabbando a Napoli. Allora i maggiori esponenti e organizzatori del contrabbando sono stati cooptati della mafia, è il termine preciso che è scritto nell'ordinanza, per essere più docile alla mafia, per i propri volere, perché ne ha ravvisato un lucro. E sono, di conseguenza sono divenuto uomini d'onore, i maggiori esponenti, Spadaro la mattina e qualche altro, e Zazza dopo. Dimesso dal carcere del Luciardone, mi presentano a lui come uomo d'onore e come vice capo di una famiglia mafiosa. Come mi ero comportato sempre, quello, se è vero quello che dice Buscetta, scorrettamente, facevo i conti al proprio mio conto. Mi è stata tolta questa carica subito dopo che sono stato dimesso da Luciardone. Così sono. Mio presidente, questo Buscetta è bugiardo. Ma stiamo attenti a questo Buscetta, perché ora dico come dimostro come bugiardo. Io nel 1970 ho subito un incidente stradale. Io la prima volta le scarpe me le sono messe nel 75. Io ho qua tutta una documentazione sanitaria. Nel 72 sono stato arrestato, gessato per il processo agosto 70, 16 agosto 72, il processo dei 114. Agosto 72. Mi portano alla nona sezione, tempo che viene compianto giudice Neri, mi interroga. 5-6 giorni, lo portano all'infermeria gessato,
il 23 settembre del 72 io vengo ricoverato a Villa Serena per essere operato, che avevo due fratture, una nel femore pluriframmentare, mi hanno messo il chiodo, e una tibia e pedone qua, cioè una gamba più corta del 3 cm. Mi ricoverano a Villa Serena. Poi è intervenuta la famosa legge Valpleta, il mandato di cattura obbligatorio con la libertà provvisoria, e il giudice Neri mi dà la libertà provvisoria 11 gennaio 73, con gli obblighi del 282, che lei sa meglio di me. Quindi io dovevo fare questi obblighi. Chiude la sentenza istruttoria nel metà di marzo del 73, e dovevo andare solo all'allontanamento a Bassano Romano, in provincia di Viterbo. I miei legali fanno istanze per poter rimanere, siccome poi è rimasto scoperto il tempo di assegnazione al tribunale dal giudice istruttore, ho dovuto partire per 10 giorni. Assegnano il processo, presidente Gallo, Stefano Gallo, e mi fa rientrare, per dove, sempre ero congessato, perché me ne mettevano uno ogni 2 mesi, gessatura per 5 anni. Rientro e c'è un altro, questo Valacchia, Vitale, nel calderone, spadato Tommaso, mandato di cattura, mi vado a costituire, non la detto, mi vado a costituire, perché allora dicevano mafia di campagna quel progetto, oh, mi vado a costituire, e mi viene a interrogare il giudice istruttore Aldo Rizzo. Siccome era pubblico ministero nel processo dei 114 al Dorrizzo, allora mi dice: signor Spadaro, lei adesso, qua io sono, mi sono venuto a costituire proprio qui. 15 giugno 73 ottengo la libertà provvisoria, sempre con gli obblighi di stare a Palermo, tanto che ho le ordinanze qui. Intanto che il presidente Gallo fa un'ordinanza di io potere stare a Palermo fino alla data dell'inizio del processo, 12 febbraio 74. Ora io quando posso essere a Napoli, signor Presidente? Perché io, dice che la mafia si quotava finanziariamente nel contrabbando prima, e a me rimaneva l'onere di organizzare, quindi se io devo organizzare non è che volano le casse di sigarette. Ci deve essere una persona là sul posto a Napoli, i famosi motoscafi blu. Ora io tutto questo tempo che lui parla, io mi fermo qua, febbraio, 12 febbraio 74, inizio del processo, io vengo arrestato di una misura di prevenzione di Napoli, che c'è i 30 giorni a custodia cautelare, incontro a Buscetta. Incontra Buscetta all'infermeria, per fortuna mia, devo dire, perché se non arriva Buscetta, ripeto, io oggi dovevo rispondere 42 omicidi, ma era meglio che non arrivava. Incontra Buscetta, permette che... A foglio 95 dell'interrogatorio di Buscetta. All'incirca 73-74 avviene il bomb del contrabbando di sigarette estere, e allora i maggiori contrabbandieri Aneni Palermitani, Tommaso Spadaro e Nunzio La Mattina, Enza della famiglia, il napoletano Michele Zazzi, due palermitani originariamente contrabbandieri, diventano uomini d'onore perché in essi Cosa Nostra ha intraveduto la possibilità di compiere lucrosi affari. Lo stesso Dicas, e via. Pagina 169. Tommaso Spadaro l'ho conosciuto a Luciardone nel 74-75 e 74, 21 febbraio, adesso chiediamo accertamento. E mi fu presentato come famosissimo contrabbandiere e soprattutto come vice capo della famiglia di Portano. So anche che era compare di Stefano Bontà, perché quest'ultimo aveva battezzato cresimato un contrabbandiere e soprattutto come vice capo della famiglia di Portano. So anche che era compare di Stefano Bontà, perché quest'ultimo aveva battezzato cresimato uno dei figli dello Spadaro. Comunque ho i certificati di battesimo dei miei figli, che ancora non sono cresimati nessuno.
tutto i certificati di battesimo. Quest'ultimo, fin dall'ingresso a Luciardone, mostrava particolare sussiego ed alterigia anche nei miei confronti, in virtù del suo rango in seno a Cosa Nostra. Inoltre mostrava larghissime disponibilità finanziarie, cui faceva ampiamente mostra per il vitto. 80.000 lire si spendevano al mese, perché oggi 3,60 si spende. Nel 74 era 80.000 lire la spesa Luciardone, larghissime. Lei ha detto di essere consumatore di casse di Don Perignon, quindi di champagne Don Perignon. Ma in carcere si compra Don Perignon? No, dico, finisce la spesa. Le disponibilità finanziarie non sono quelle solo del carcere, ma quelle relative. Lui nel carcere si riferisce, signor Presidente. Sì, insomma. Lo spadario con Nunzio Lamantina, anche egli di Portonaro, con Michele Zazzo, Pazzo, è uno dei vettici operativi del contrabbando d'Italia. Ma che già questo si sapeva? A pagina 170, in sostanza nel contrabbando di tabacchi la mafia ha svolto esclusivamente il ruolo di finanziatrice, mentre l'onere di organizzare rimaneva esclusivamente a Masino Spadaro. Non ce l'ha, per i morti io non li voglio nominare perché c'è un rispetto per i morti. Almeno cerchiamo di avere rispetto per i morti. Tutte e tre Mazzanze in un secondo tempo sono divenuti uomini d'onore, proprio per rendere più ossequiosi agli ordini della Commissione. Ho saputo in proposito che a un certo punto si stabilirono dei turni per evitare che più navi sostassero contemporaneamente in attesa dello scarico della me. Si stabilì pertanto che, vabbè, questo non ci interessa. Pagina 171, signor Presidente. Con Tommaso Spadaro, proprio per il suo atteggiamento altero e arrogante, non ha avuto contatti di sorta durante la detenzione né dopo. Questo con me non ci ha parlato mai. Quindi io gliel'avrebbe confidato in carcere questo. Lui dice che con me non ci ha parlato, non ha avuto mai contatti di sorta. È scritto che non l'ho scritto io questo foglio. Dichiarazione. Andiamo avanti. La domanda risponde, nello Spadaro, nella mattina è stato nulla il ruolo eventuale di decisione di guerra di mafia, meno male. Spontaneamente soggiunge, ieri aveva, pagina 176, io avevo trascurato di dire che quando Tommaso Spadaro venne dimesso del carcere del Luciardone, Pippo Calò gli tosse la qualifica di vice capo, degradandolo a semplice uomo d'onore. Credo che i motivi da lui tale punizione siano ad ascrivere al fatto che lo Spadaro si era comportato scorrettamente nel contrabbando di tabacchi. Questo l'ho detto prima. Questo l'aveva già detto. Insomma, queste sono le accuse di Buscetta. Queste sono le accuse di Buscetta. Lei fa rilevare. Come? Lei fa rilevare, se non ho capito male, che era contraddittorio il fatto che lui dicesse di aver avuto queste confidenze col fatto che era una persona che lo trattava con distacco, forse anche per la qualifica. Signor che Presidente, lei... ora glielo dico io perché lo trattavo in questa, non lo trattavo, non ci volevo avere contatti, ora glielo dico. Sì. A precisa la domanda dell'avvocato Veneto, quando ci dice a Buscetta qua, di dove fonte lei ha attinto? Perché quando lei ci ha chiesto, ma i maggiori esponenti, mi parla di droga, i maggiori esponenti, e lui sempre Spadaro Tommaso, ma di dove lei ha attinto queste... È una deduzione oppure quale fonte lei? Avvocato Veneto, così spavaldo, lei mi conosce bene a me. Cioè, me l'ha detto lui in carcere. Presidente, io oggi dovrei essere il nuovo Messia. Perché io gliel'ho detto nel 74, una cosa che si è verificata nel 78-79, come dice, se è vero quello che dice Buscetta, che la droga incomincia 78-79. Quindi io lo incontro nel carcere nel 74 e ci parlo di droga. Ah, a tempo del proibizionismo. Perché fino al 78 era proibito, altrimenti badalamente me levava la testa. Sempre se è vero quello che dice Buscetta. Dice che fino al 78 era proibito. Quindi io gliel'abbia confidato a lui nel 74. Che poi non è che ci siamo più visti noi con Buscetta dopo Luciardone. Dunque.
A pagina 292 dice che a me non mi ha visto mai. Presidente, lui dice che io ce l'ho confidato in galera questo fatto. Nel tempo che non ci dava importanza, altero, arrogante, nel 74 drogato. Non c'era nemmeno il sospetto. È evidente qua, ha impantanato Buscetta qua. E ciò dico è bugiardo. Se l'avesse detto magari all'80, si poteva pensare. Io non lo vedo più a Buscetta del 74, non è che risulta che lui. Poi c'è qua, a pagina 245, ci domanda il giudice, a domanda e risposta. La signoria vostra mi chiede di quale notizia io sia in possesso in ordine al traffico di stupefacenti, di eroina in particolare. Al riguardo mi risulta quanto segue. Ritornato a Palermo nel giugno 80, mi accorse un grande benessere, investiva un po' tutti i membri di Cosa Nostra, era recamizzato, boleteava, ma eravamo tutti ricchi, e lui va bene, e Cosa Nostra. E Stefano Bontà mi spiegò che ciò era la conseguenza del traffico di stupefacenti. Quindi lui glielo dice Stefano Bontà, dice che ce l'ho detto io, nell'80. Presidente, voglio che queste punte. Pagina 246. A un certo punto avvenne l'approvvigionamento della materia prima, era riservata all'attività di Tommaso Spadaro, non c'era mattina, il quale però lavorava ognuno per conto. Io potrei concludere qua, signor Presidente, per quanto riguarda Buscetta. Sì. Potrei concludere. Io le volevo chiedere, non le hanno mai chiesto, ma lei l'ha conosciuto Stefano Bontate? Io? Sì. Sì. È vero che era buon amico di Stefano Bontate? Io ero un conoscente che l'ho conosciuto al processo dei 114. Non in carcere, nell'aula. Come ho conosciuto altre 113 persone. Quindi questo fatto che racconta contorno che un giorno di Natale... Signor Presidente, se lei mi consente, voglio andare per ordine cronologico con queste signore. Siccome lei mi ha detto che di Buscetta già aveva chiuso... No, ho concluso che voglio dire un'altra cosa. Se ha concluso non vuol dire un'altra cosa, sono è contraddittorio questo. No, ha concluso, deve dire qualche altra cosa. E avevo capito che lei... Ma stava concludendo, va bene, ma no. Di questo che dice Buscetta, materia prima, droga, il giudice istruttore naturalmente, né, che dice, fa indagine. Signor Presidente. Sì. Io ho un volume, un capitolo terzo, un volume personale, un libro tutto per me qua, Spadaro Tommaso e la sua organizzazione. L'ultima velina, sono quattro righe se le vuole, l'ultima velina, 1614. Queste sono le conclusioni che fa il giudice istruttore. Comunque, sia tenuto conto che non risulta in alcun modo che lo Spadaro si sia mai occupato direttamente della produzione di eroina, ne abbia mai avuto rapporti diretti con l'Estremo Oriente, ma rimane confermato uno che egli avesse un ruolo di gestire uno dei tanti canali della spedizione del gioco dell'Italia e aiuto. E noi sappiamo tutto qual è uno dei tanti canali, credo che sia Firenze. Non ha altre cose probatorie il giudice, esclude tutto quello che ci dice, materia prima, droga e qua, perché non risulta, il giudice lo dice, non risulta che Spadaro all'estero, malgrado io avevo i canali del contrabbando che li potevo usare come dicono, finita la zacchera e cominciò Gelsomino. Signor Presidente, qua il giudice non trova niente.
Allora, mettiamo qua. Il boschetto. Okay. Signor Presidente, io non ci davo non confidenza, io non lo trattavo in galera. A Buscetta? Lo dice lui, il suo modo altero, arrogante. Ma lei stava dicendo che io poi le dirò perché non lo trattavo. Signor Presidente, io sento dire, allora, Tommaso Buscetta, boss da due mondi, la stampa a volte ne fa guai la stampa. Forse sarà uno dei maggiori responsabili. Io mi credevo una personalità quando mi portano in infermeria a vedere qualche persona. Se lei permette ci faccio vedere quando io ho conosciuto a Buscetta. Permette, sì, signor? Sì, prego. Questo è un giornale. Era molto... Sì, sì. Sì. Lo dica al microfono perché altrimenti non viene registrato. Sì. Va bene, si dà atto che l'imputato esibisce una copia del giornale L'Ora dove... Che data porta? Il L'Ora. Anzi, una no, questo copia. È recente questo. Ah, questo è recente. Però la fotografia quando lui era appunto, all'Uccello. Un foglio di una copia del quotidiano L'Ora. Del Manimplitos. Di quando è? Di quelle, che, delle... che data è? Questa è data. Sì, sopra. Venerdì 4 aprile 86. Il venerdì di venerdì 4 aprile 1986, come trova si è riportata una fotografia di Tommaso Buscetta molto giovane direi, perché lui era... Quando era arrestato? Sì, e l'imputato dichiara... dica quello che ha detto, ripeta quello che ha detto al microfono perché l'ha detto qua. Signor Presidente, io... No, Spadaro, lei ripeta quello che mi ha detto qua, sì, non interpreta. Sì, sì, sì. Che potevo io, non voglio... Io non potevo dare, no confidenza, ma cercavo di tenere le distanze di questo Buscetta che ci mostra la fotografia e il giornale, che a me ne ha fatto impressione, signor Presidente, a me ne ha fatto... Io, questa gente con i capelli lunghi, il giovane, posso ammettere il giovane, ma una persona, un boss da due mondi. Questo, signor Presidente, come davo io confidenza? Che? Come avviene, signor Presidente, come ne stai? Tu, andiamo avanti ora. Riferimento a Stefano Bondate, c'è questo della bicchierata della partecipazione a una notte di Natale. Signor Presidente, vorrei incominciare con Contorno, però ci vorrei andare, altrimenti io spesso quello che... Lei può dire, può sì. Fare la sua esposizione. Un secondo noi solo che guardo queste sì. Carte, se ho dimenticato qualche cosa il signor Buscetta. Senta, nel Buscetta è nato nel 28, nel 74 aveva 46 anni, ma quella non mi pare la fotografia di un uomo di 46 anni, quindi bisogna vedere se è ancora antecedente rispetto al 74, è un'impressione. Signor Giudice, va a legare. Sì, sì, sì. No, è la questione che questa è la fotografia. Può essere una foto giovanile, segnaletica di Buscetta, dico, per dire... Aveva 46 anni nel 74. Sì, è così, dottor Grassi. Ci sono due fotografie. Una sembra molto più giovane e l'altra sì, è impressionante. Sì, dico però, vabbè, lei lo sa perché è stato suo cliente. Però guardi che il Buscetta, ci sono due fotografie. Una sembra più giovane e una sembra più maturo.
per la verità. Lei a quale si riferisce, Padaro? Questo qua c'era un po' imbottato, un certo Calisci, che ci faceva la mattina col forno, sì, tutte le mattine prima di andare a prendere. E questa... No, io con va bene. Allora, si dà atto che indica la foto della persona più giovane, cioè della la fotografia che mostra le sembianze di un uomo più giovane. A quell'epoca vuole il giornale? Vuole il giornale? No. Sì. Vabbè, allora si dà atto che l'imputato produce il foglio della copia del giornale L'Ora con le fotografie di cui si è parlato. Ci sono difficoltà da parte di nessuno, no? Per l'esibizione, l'imputato esibisce. No, ma era la moda dell'epoca questa dei capelli lunghi. Ricordo che erano capelloni anche l'avvocato Filecce, il professore Campo, allora, poi hanno cambiato taglio. Per quanto sembri difficile. Per quanto sembri oggi difficile, ecco perché dico. Non è che sia poi determinato. Ricordato i tempi quando era nell'avvocatura. Fatto le grigia in genere. Comunque dico, non ci sono opposizioni per questa no, produzione. Sì. Vabbè, la Corte ammette questa produzione di questo giornale. E allora, andiamo avanti. Andiamo a contorno. Andiamo a contorno, no? Signor Presidente, quanto riguarda il contorno, stavolta ho visto qua che è venuto un perito per giurare per le trascrizioni dialettale siciliana. È stato non sprecato, è stato bene che sia stato fatto, ma non c'era bisogno, signor. Che il signor Contorno ha deposto al dibattimento a Firenze e a giudice istruttore di Firenze tutte le lingue italiane e là i cancellieri sono toscani. Io qua c'ho l'interrogatore. Quindi è venuto a fare questa strategia qua il ragazzo di campagna. Fare credere, io credo a voi toccate no, ma il giudice popolare che ci vuole fare credere? Che è un ragazzo grezzo, un ragazzo così ingenuo, che dice la verità. No. Vabbè, la verità si può no, dire. Io non voglio, non voglio. Non dipende dal dialetto della lingua. Avete capito? Questo mi pare che sia ovvio. Se vuole c'ho interrogatore di Firenze di contorno. Vabbè, ma poi sarà. No. Sì, l'abbiamo. Ah, la vede? Ah, la vede? Sono stati prodotti. Sono tutti in italiano. Strano che non hanno usato un cancelliere interprete. No. Dovrebbe risultare, no? No, perché dovrebbe risultare. Un cancelliere siciliano che capiva il siciliano lo scriveva direttamente in italiano. Era una bella ragazza toscana, se proprio vuol sapere. Il nostro cancelliere c'è. Hanno dimostrato ma anche i pubblici ministeri so. Avvocato Veneto, so che anche i pubblici ministeri erano rappresentativi. Ma io ho parlato della cancelliera che era bella, dei pubblici ministeri non me lo faccia dire, grazie. Anche perché non vorrei che si stabilissero dei confronti con questi pubblici ministeri. Dunque, allora andiamo a contorno. Ora dicevamo, lei stava parlando di questo fatto della tragedia. Io sono stato in carcere a Novare. Ecco. Ripeto, lei ci è arrivato il fonogramma quando ha preso informazione, la permanenza sia mia, di Contorno, di Incarnato e di fidanzato. E se io non ricordo male, Incarnato è stato lì a Novara fino al 7 luglio, 9 luglio. 9 luglio. 9 luglio. Di che anno? 83. Si parla di Mario Incarnato, napoletano. Ora io ho questo contorno. Quando sono arrivato a Novara, non che lo voglio ripetere per fare. Io a me nemmeno mi entravano biancheria, senza parenti. Prima che i parenti non avevano, erano tutti in galera. Tutti in galera, pure una bambina da 15 anni. 15 anni per traffico del gioco in galera. Allora, 4 mesi, una bambina da 15 anni, mia moglie 13 mesi, in galera. Vabbè, poi ci andiamo se è il caso in questa cosa.
nessuno parente, tutti denunziati per favoreggiare, tutti parenti, cognati, tutti, a chi hanno pace con tutti i suoi figli, fece. A tempo quando eravamo piccoli. Dice, mi ero posciato, ci deve nascere pazzo. Gesù Cristo mi aiutò a me a rimanere con la memoria, credo di averla apposta. Il fatto della firma, il fatto che contorno dice che io facevo la commedia, là. C'era di uscire pazzo, che pensando sul treno vedo tutti ammanettati, io, mia moglie, mia figlia, 15 anni, mio figlio, mio genero, tutti i parenti, ma che è successo? Boh, ma non ci spiegavamo niente. Tutti assieme mi portano a Spoleto, in una stanza e non vedevo se era giorno, se era notte, nemmeno c'erano finestre, senza biancheria, niente, una vessazione di quella... Non so se è venuto il magistrato, non so, non mi ricordavo niente. Dopo un mese, il 21 luglio, vengo trasferito a Cacciari di Novara. 5 giorni nella camera a gas. Dice che è la camera a gas, gliela dico pure. Appena arrivo a Novara, perché tutti i pentiti sono usciti da Novara, terroristi, napoletani, tutti da Novara sono usciti. Lì c'è la bilancia. 5 giorni alla camera a gas, che cos'è la camera a gas? In una stanza, senza finestre, senza letto, senza servizi igienici, senza niente. Una scodella di acqua la mattina, una alla sera. Dopo 5 giorni mi chiama il direttore. Dice, sa, abbiamo studiato la sua pratica, così, va bene. Ma lei dice, chi conosce? Mi fa nome di napoletani. Di napoletano chi conosce? E che ne so chi? Io non conosco nessuno. No, siccome nella sezione in cui dovrebbe andare ci sono napoletani, catanese, siciliano. Vabbè, io non conosco nessuno, dove mi vuole portare mi porta. Mi porta in una sezione, di fronte a me, numero 4, mi portano a me nella cella, questo è il corridoio, la cella numero 4, di fronte, numero 15, Gaetano Fidanzati. Che io lo conoscevo dall'infermeria nel 74 del carcere di Palermo, era nella stessa stanza. Ho visto il padre eterno di tutto quello che... E mangiavamo assieme, mi accudiva perché io, ripeto, era... non mi veniva fame, non... pensavo sempre a mia moglie, mia figlia. Il pensiero là, non so se un altro al posto mio, si metteva a cantare o a ridere. Danzate, facevamo la socialità. Io andavo sempre da fidanzato e sopra, proprio attivo, come quelle celle di sopra, c'era il contorno. Mi dice fidanzato, dice, sa, c'è un certo contorno, se non lo conosce. Un giorno, verso la metà di settembre, chiama questo contorno, dice fidanzato, dice, ma che c'è un certo palermitano, spadato? Dice, sì, dice, ci dice che romano se viene a fare la socialità, dice che c'è il padrato. Dice, ma è qua. Dice che fa, lo fa affacciare. Che? Dice, io sono contorno. E che? Da premettere che già c'era in carcere la voce che questo stava collaborando e che ci aveva fatto trovare armi vicino a casa sua. Lo dice pure incarnato questo, nella DSI. A proposito loro ritornano indietro. Dice, Spadale, dice, ce lo può dire a suo nipote, dice, che fa un galantuomo con le donne fuori carcere. Ma chi sta dicendo? Vede che io, parente mia qua, non hanno venuto mai, io non posso avere colloquio, ma quale parente? È fondamentale questo che sto per dire, perché io non avevo colloquio, no? Senti qua, sì, mia moglie mi ha detto, suo nipote l'ha invitato per... Ma si come finirla? Dice, allora non devo credere a mia moglie, ma non può credere, dice, non fare queste discorse. Finì. Ci ho detto, io devo andare a Palermo, ora mi informo, eventualmente ritorno, se è vero o non è vero. Dovevo andare a Palermo per un processo, signor Presidente, di contrabbando di tabacchi. Se il 20-21 ottobre, sempre 83...
vado a processo. Me lo rinviano per 8 giorni perché non potevo parlare con gli avvocati perché era un quesito disintegrato, niente, il presidente Aiello l'ha rinviato per 8 giorni. Però io mi informo, dice, ma è venuto qualcuno a Novara per biancheria con qualche parente mio della Transena? Dice sì, e mi dicono che è venuto qualcuno a Novara per biancheria con qualche parente mio della Transena. Dice sì, e mi dicono che è venuto il nipote, che è venuto nipote che mi ha fatto il nome e contorno. E dice, ma come va questa cosa? È stato un atto di cortesia, di gentilezza. Dice, ha visto quella signora là davanti, palermitana, voleva, se c'era bisogno, si è messa a disposizione. Uno che vede una donna a 1500 km di distanza, dice, ma non quello che pensa la moglie di contorno, solo qua. Io mi fermo, poi la voglio riprendere questa cosa. Il nipote come si chiama? E cara Cascalasino, dice Pecone. Cara Cascalasino, signor consigliere. Questo signor Contorno, nessuno ha eccepito qua che ha calunniato il giudice istruttore Falcone. Nessuno l'ha eccepito questo, perché ha detto che quando allora non collaborava nell'interrogatorio del 21 gennaio 84 a Milano, il giudice Falcone ci ha detto che negli interrogatori che aveva reso Mario Incarnato aveva detto che ed erano fidanzati, Tommaso Spadaro volevano pagare 350 milioni per farlo uccidere. Ora io qua c'ho l'interrogatorio di Mario Incarnato, non c'è scritto qua che ha dichiarato Incarnato questo fatto, quindi non credo che il giudice istruttore Falcone ci abbia detto una cosa che non risulta agli atti. Si ricorda quando ha detto che il giudice ci ha detto che gli interrogatori, qua io c'ho l'interrogatorio di Incarnato. Anche noi. Sì, ma lui ha calunniato il giudice. E questo passa pure. Ritorniamo al fatto di mio nipote. Ritorno a Novara. E questo non c'era, signor Presidente. Io non lo escludo, che lui dice che abbia fatto un viaggio con me, una trasferta, una traduzione, io non lo escludo, eravamo tre imputati, io a Contorno non l'ho mai visto, ci ho parlato solo della finestra, io a questo Contorno non lo conosco. Ritorno, mi informo, dice Contorno non c'è, vabbè, ma ci ha detto al lavorante, vede se chissà quando arriva me lo fai sapere, perché lui era sopra di noi. Verso la fine di novembre, primissime di dicembre, arriva il Contorno. E ci cambiano cella. Anziché rimetterlo un'altra volta sopra da fidanzato, lo mettono dal lato mio, al numero 7. Lo ci faccio sapere se poteva venire sopra di me a fare la socialità, che io ci dice, no, dice, dalla cella non esce. Dice, se vuole venire lui. Prego quello, perché io tutte le socialità che ho fatto a Novara ho fatto solo con Gaetano fidanzate e nient'altro. Prego quello della cella numero 7, che è un certo Carraro, non mi ricordo il nome, il cognome è questo, Carraro, un padovano. Ha detto, dice a Contorno che a mezzogiorno vengo a fare la socialità che non si può vedere. Vabbè. Sono andato là, Contorno, tua moglie ti ha detto, mio nipote, ci ha detto se eventualmente il titolo di cortesia, dice vabbè la macchiore, dice che ma tu la puoi chiudere, non la puoi chiudere, questo ho fatto, comunque mi chiamare più perché noi due non abbiamo niente. Ed è finito qua. Il signor consigliere mi chiedeva a me il nome del nipote, ma io lo trovo scritto nell'ordinanza del rinvio a giudizio il nome del mio nipote. Io non l'ho fatto mai il nome del mio nipote, signor presidente, io mi sono riservato da giudice istruttore a fare il nome. Mio nipote in questione è Lucchese Giuseppe, signor Presidente. Di dove si prende questo nome di mio nipote? Io volevo sapere questo. Di dove nasce? Allora Contorno ce l'ho raccontato a giudice. Posso mettere un lapis sus del magistrato? Non ho capito, di dove nasce?
il nome di sua nipote. Sì, qua, ora lo leggo. Riguarda che cosa? Perché di sua nipote Conto non ne ha parlato anche altrove. Io per questa lei cosa, io questa cosa. In relazione a questo episodio? E perciò lo domandavo. Signor Presidente, domandando... sempre nel mio libro personale, capitolo 3, a pagina 6112. Quest'ultimo ha sempre decisamente contestato la... No, non è questo. Qua. Pagina 1608. Per quanto riguarda poi Salvatore Contorno, è veramente meschina, la mia tesi è meschina. È onesta quella di Contorno, tesi. Avanzata dell'ospedale, secondo cui il primo avrebbe formulato le accuse nei confronti per vendicarsi del fatto che il suo nipote stesso, Lucchese Giuseppe, gli abbia insediato la moglie. Io non l'ho fatto mai il nome di mio nipote Lucchese, fino a oggi, signor Presidente. Di dove nasce questo nome Giuseppe Lucchese? Lei ha una sorella sola? Io ce n'ho tre sorelle. Tre sorelle? Una morta e due ancora vive. Queste due sono tutte e due sposate? Sì, una sono tre, una in Lucchese, una in Scardino, Porticello, Bagheria e una in Giuliano. E queste due hanno tutte e due figli? Queste due sposate? Sì. O hanno figli tutte e due? Come? Hanno figli tutte e due, sì, queste due, sì, sorelle? Sì. Maschi. La più grande che è morta, quella che abitava a Porticello, c'erano due maschi e due femmine. Uno si chiama, l'ho capito, uno si chiama Tommaso e uno Antonino. Mia sorella Maria, che è viva, ha cinque figli, due maschi e tre femmine. Uno si chiama, non ricordo se... Comunque non si chiama Lucchese. Non è uno solo nipote, perché altrimenti c'erano qualche 40 nipoti, fratelli. Io questo lo stavo chiedendo per prima. Ora io dico, signor Presidente, di dove esce questo nome e cognome Lucchese Giuseppe? Io non l'ho mai detto questo. Ecco, ma quando? Dove l'ha? In quale sede l'ha detto? Non so, signor Presidente, qua ce n'è più di una falla qua. E ora esce la Cernobile, qua c'è una Cernobile ancora. Vediamo su Cernobile di arrivare. No, quella buona. Sì, dico comunque quella buona, si capisce, ma dico che ci arriviamoci piuttosto celermente, così poi possiamo fare qualche altra cosa. Presidente, scusi, per un chiarimento, forse è il momento di inserirlo ora. Io non ho capito bene quello che riferisce l'imputato, però per l'ipotesi che l'avesse capito bene, vorrei che mi venisse confermato se il fatto che egli ha detto è il seguente, cioè dice Spadaro, io ho riferito dell'episodio riguardante un mio nipote, il presunto, senza farne il nome, e la moglie di Contorno, però non ho mai fatto il nome di mio nipote, quindi egli avrebbe riferito al giudice che sarebbe accaduto questo episodio, senza fare il nome del nipote, e adesso dice, ma questo nome da dove viene fuori? È una cosa incredibile. No, dico, c'è una semplice osservazione da fare. Se questo nipote si è recato al carcere di Novara a portargli delle cose, risulta da registri al carcere. No, non ci hanno fatto entrare niente, signor Pubblico Comunista. Niente, non è entrato niente. Non risultava di al carcere di Novara. Niente, nemmeno una canottiera mi faceva. Era un'ipotesi attraverso la quale si poteva arrivare all'identificazione. Allora io dico, di dove nasce questo nome Lucchese Giuseppe? Io non l'ho mai fatto, signor Presidente. La richiesta. Lo sappiamo che lei non l'ha fatto perché negli interrogatori non c'è. Vabbè, andiamo avanti nelle sue... Vabbè, questo risulta chiarito. Dunque, andiamo avanti. Io mai l'ho fatto il nome di mio nipote. Risulterà sicuramente. Sarà andato lì e gli hanno detto unità. Come? Risulterà sicuramente. Ed è l'unica spiegazione di questa identificazione. Non c'è altra possibilità. Qual è? Io non l'ho capito. Vabbè, poi glielo faccio capire quando abbiamo la conferma del fatto. Ah, vabbè. Se la prendo. Ma che lo butto qui accanto?
viaggiamo e chiede proprio in direzione di Pietro, lei che dice? Sì. Marco, lo sentiamo. Vabbè, ma il professore in questo momento non sta parlando al microfono. Vorremmo vedere i dottori e signorina. Io vorrei vedere voi. È paritaria l'esigenza. Cambiate posto, posto che io non posso cambiare il mio, cambiate il vostro. Ma da questo lato credo che non respiri aria che voi gradite, vero? C'è un suggerimento allora, al lavoratore sì, continuiamo così. Andiamo avanti, sì. Andiamo avanti. Che poi ci sono le domande che si debbono rivolgere. Cioè... Io credo che non ce la faccio, signor Presidente, che la contorno è più pesante. No, no, che lei si sa. Dopo quello che ha sopportato, non mi crede che ha sopportato. Dunque, Antonio. Il fatto della socialità ce l'ho detto questo Carraro, se vuole prendere appunti, io ho fatto una socialità con Carraro e credo che se deve... lì non è domandina, lì passavano con il quaderno, un libro e scrivevano, non si facevano domandine, le guardie stesse avevano un registro, perché un caccia era tutto particolare quello. Carraro Padovana, c'è la numero 7. O fine novembre, primissime di dicembre. Ora questo qua ha detto che io e Gaetano fidanzato volevamo pagare 350 milioni per farli uccidere a contorno in casa e che lo avrebbe saputo da Mario Incarnato. E così o no? Che lei come sa, io non ho fatto una rinuncia da quando è iniziato il processo. Ho seguito tutto. Ora questo Mario Incarnato è partito, come ho sentito dal fonogramma quando è arrivato, 9 luglio, 7 luglio, da Novara se ne andò, io sono arrivato il 21 luglio a Novara. Poi nell'interrogatorio di Incarnato non parla di me, nemmeno si fa il mio nome in nessuna cosa di questo. Se io non c'ero là, che deve dire Incarnato? Lo vuole l'interrogatorio di Incarnato? Quindi se io non ci sono in carcere quando c'è Incarnato, io ancora devo arrivare. Quindi è un'altra bugia che ha detto Contorno. Noi chiediamo l'identificazione di questi, la citazione con... No, già ci sono, nell'elenco ci sono, nell'elenco testi ci sono. L'istanza. C'è bisogno che va dentro. Poi quando l'avvocato veneto ci ha domandato. Scusi, signor Presidente. No, se ha bisogno di riposarsi, si riposi. Ma io avevo tutta una cosa... Sì, vabbè... Un po' di pazienza. Insomma, è una cosa umana che si può anche... Eravamo rimasti al fatto che la sua detenzione a Novara è iniziata il 9 luglio... 83. A me è il 21. Incarnato se ne andò in 9. Il 9 luglio, 7-9 luglio, lei ha detto, sì. O 7-9 luglio, qua c'è sì. Il fonogramma che c'è, lei l'ha letto. Va bene, sì, l'abbiamo agli atti. Ah, e poi una domanda che ci ha fatto l'avvocato Veneto. Veneto, sì. Signor Contorno ci dice, ma lei ha mai saputo che Spadaro era imputato del suo attentato? Mai, dice, la prima volta dice che lo sta. Signor Presidente, io pregherei la Corte di voler accertare. Comunque poi c'è una serie di istanze da porre. Allora, in Contorno era abbonato al Giornale di Sicilia, nel periodo che io ero là di prima, come a me non mi hanno potuto fare rilasciare i Giornali di Sicilia, dice se lo chiede la Corte, dice noi lo mandiamo. Qua c'ho due copie di giornale che sicuramente il Contorno ha ricevuto, il Giornale di Sicilia. venerdì 12 agosto 83 e 12 luglio martedì 83. Sì.
se vuole accertare le date, se risulta abbonato e se ci spedevano la copia del giornale, consiglio conto. Dunque, 12 agosto 83 e 12 luglio 83, questo è omicidio dalla Chiesa. I soliti, ma i famosi mandati di cattura che ho parlato prima, e ce l'ha tentato pure a contorno. Si parla dell'attentato a contorno. Come lo ha detto qua, che l'ha preso quel giorno che io ero imputato. Ci arrivava il giornale tutti i giorni a Novara, e la corte poi, se lo ritiene, lo accerterà presso i giornali di Sicilia. Ci spedivano la copia di giornale. Voglio dire che lui non è che mai poteva. Lei sa che il contorno riceveva in abbonamento il giornale di Sicilia in carcere? Io lo so, signor Presidente. Com'è che lo sa? Ho fatto accertamento io personale. Com'è che lo sapeva che lui riceveva il giornale di Sicilia ogni giorno? L'ho saputo adesso. Ah. L'ha saputo adesso? No, non lo so. Adesso mi sono informato. Quando è venuto a dire che... Dobbiamo allegare queste due copie, queste due fotocopie del giornale Sicilia, oppure... Signor Presidente, io... No, io sto chiedendo ai suoi difensori. Sì. E accertare presso il giornale di Sicilia, se risulta abbonato... C'è la richiesta... Questa è la richiesta, ecco. Sì. Dunque, allora l'imputato esibisce due fotocopie di due pagine, due mezze pagine, del giornale Sicilia... del 12 luglio 1983 e del 12 agosto 1983, e chiede che venga pronto. In cui sono contenuti nella cronaca di Palermo due articoli che riguardano omicidio della Chiesa e tentato omicidio contro. Lo ha trovato, ce lo faccio vedere io, signor Presidente. Sì, e 19 mandati di cattura per 28 omicidi. No, l'ho trovato, sì. Un mese di distanza. Antonio Brugnetta. Presidente, io mi sfugge quanto sia conducente questa produzione, mi sfugge completamente, perché Contorno ha riferito lui del suo tentato omicidio e non ha mai inserito perché l'unica no anche a me era in sostanza, si fa riferimento all'imputato anche se non è chiaro, poi non è chiaro, quindi... fa riferimento a una risposta di Contorno. Allora, tutto questo potrebbe servire a dimostrare che Contorno, quando qui ha detto che non aveva saputo che Spadaro era stato imputato del suo tentato omicidio, ha detto una bugia. Vabbè, dico, non è che mi pare che abbia una rilevanza sulle accuse. No, per le accuse io lo voglio dire che lui mi fa a me. Comunque io a questa produzione mi oppongo perché la ritengo assolutamente irrilevante. La produzione di queste due giornate. Se sta bene e se siamo d'accordo che abbia detto su questo argomento una bugia, ci possiamo fermare qui. Avvocato, come faccio ad essere d'accordo sulle verità o bugie dette da altri? Allora accertiamo. Io sulle mie verità o bugie allora posso essere d'accordo con lei. E allora noi chiediamo che si accerti. Lo so che lei chiede che si accerti. Io ho detto che la produzione del giornale è assolutamente superflua. No. L'accertamento è un altro discorso. Perdoni, posso interloquire? Posso interloquire, Presidente? Sì. Si tratta soltanto di questo. L'accertamento dell'abbonamento di Contorno al giornale di Sicilia in quel periodo.
ed il fatto che la notizia circa la responsabilità presunta di Tommaso Spadaro per il tentato omicidio di Contorno costituisce una unica notizia che così si risolve. Contorno sapeva che Spadaro era imputato per il suo tentato omicidio, mi pare che sia evidente. Quindi, ma accanto alla richiesta di produzione che avanza l'imputato, si aggiunge la richiesta di comunicazione tramite polizia giudiziaria per accertare se in quel periodo di tempo risultava che Contorno fosse abbonato al Giornale di Sicilia. Va bene, comunque questa... Sì. E continua. Tramite polizia giudiziaria, che posso chiedere? Tramite polizia giudiziaria, che cosa? Sì, dico d'accordo, non potessi che ha ricordato male, ma uno che si è visto lui, il tentato omicidio l'ha subito, è un fatto storico. Non è che si contesta con la stanza del centro. La sua partecipazione. Allora, siccome ci sono anche fra la Corte delle perplessità, vogliamo richiarire questa situazione. Nell'interrogatorio dibattimentale, il Contorno, su domanda dell'avvocato Veneto, avrebbe detto di aver conosciuto dallo Spadaro che era stato imputato... Se mai aveva saputo se io ero imputato del suo tentato omicidio. Che non l'aveva mai saputo. E allora ha detto, dice mai, la prima volta. Allora come legge il giornale con te? Va bene, ora cerchiamo di essere più chiari. Vabbè, potrebbe anche non essere aver letto il giornale. Comunque certamente il giornale lo riguardava. Va bene, sì. Avrebbe saputo che lo Spadaro era stato imputato del suo. Non lo sa chi è stato. Il tentato omicidio l'ha subito lui, mica sì. Lei, scusi, avvocato. Una volta tanto che dico voglio lo lasciamo perdere. No. L'avvocato Filecci, lasciamo perdere. Ah, l'avvocato Filecci. Beh, signor Presidente. Se c'è qualcuno che sa chi l'ha voluto ammazzare. È proprio chi ha subito un tentato omicidio. Fino a prova contraria. Oppure è buio, non ha visto nessuno, voglio dire. Però se c'è un minimo di possibilità, l'ha fatta franca, l'avrà visto che gli ha sparato, no? Comunque allora, dello sparare non mi ha parlato. No, questa è una ricostruzione, no, assolutamente. Ma io volevo ai fini che lui ci abbia questo odio con me. Certo, che lui dice ingenuamente non lo sapevo che gli era imputato. Ma no, l'odio nei confronti dello Spadaro, come fa ad averlo? Contorno per quanto riguarda il tentato omicidio, se Contorno ha visto e non ha mai detto che ma c'era lei, visto, lo dice lui. Esecutore materiale. Poi si vedrà se ha visto. Sarebbe il mandante lui, non l'esecutore materiale. Io il mandante, ma non l'ha mai indicato. Quindi chi ha visto? Non l'ha visto certo il mandante. Lui non l'ha mai indicato Contorno come mandante. No. Signor Presidente, perdoni, senza sovrapporre un argomento all'altro. Sì, non sovrapporre qui la Corte, voci qui la Corte è chiamata ad una osservazione, poi la sua valutazione può essere in una direzione o nell'altra, non ha importanza, sì. In ordine alla causale di una calunnia, che è quella che secondo Spadaro nasce dalla circostanza che Contorno, avendo appreso dai giornali, tra l'altro, che egli era imputato del suo tentato omicidio, abbia ritenuto che egli fosse effettivamente il responsabile e quindi abbia lanciato le accuse contro Spadaro. La riprova, mi faccia parlare. Signor Spadaro, mi faccia parlare. La riprova della calunniosità dell'impostazione sta nella negativa di Contorno di avere mai saputo che egli fosse il mandante. Qual è l'interesse a negare? Secondo noi l'interesse a negare nasce da ciò. Egli nasconde ciò che costituisce la vera, autentica motivazione della calunnia, cioè che conoscesse che egli era il mandante del suo tentato omicidio. È di un'evidenza solare. Si potrà condividere o meno questo argomento, ma mi pare che sia indispensabile acquisire gli elementi di fatto attraverso i quali il ragionamento della Corte nostra e dell'accusa possa evolvere in maniera ragionata. Io non voglio diventare la polemica, ma se c'è una cosa di solare in tutto questo discorso è l'eclissi del sole, perché non si capisce, continua a non capire. Comunque può darsi che sia un difetto di comprensione mia, signor procuratore, sicuramente un difetto di comprensione mia. Io credo che il torto dell'accusa, scusi se mi permetto di dir così, sul piano dialettico si possono dire, è quello di voler anticipare un giudizio senza avere i dati di fatto su cui impostare il giudizio. Se lei non conosce che questi potesse avere dal allora giornale... Allora abbiamo trovato un torto alla difesa. Un torto alla difesa è di attribuire all'accusa quello che l'accusa assolutamente non trova giustificato. Ma noi chiediamo di acquisire gli elementi di fatto. Il torto dell'accusa le ha detto. Io ho trovato un torto in quello che le sta dicendo. Ma lei la pregherei di valutare un attimino, di soppesare con un attimino l'attenzione qualche parola prima di pronunziarla. Particolarmente per quanto mi riguarda quando la riferisce al pubblico ministero. Noi giudizi non anticipiamo.
noi ragioniamo sulle carte e sugli accertamenti che il processo mette a nostra disposizione. Ma io questo e quindi detto. Non anticipiamo nulla, Michela, facciamo il nostro lavoro con responsabilità, tanto quanto e più dei difensori. Sì, vogliamo chiudere questa polemica. Io sono rilassato. Le polemiche si chiudono. La Corte si risente. Però sarebbe meglio non aprirle, non consentire che si aprissero, poi si chiudono. Pubblico Ministero. Non si capisce, non riesco a capire. È la giornata che non capisco niente. Dobbiamo anche non fare veramente non si sente. Dunque vogliamo chiudere questa, perché la Corte si riserva. Dunque, allora sì, noi abbiamo fatto la richiesta, la Corte potrà riservarsi. È importante che la richiesta passi a verbale. Il Ministero si oppone alla produzione di queste due copie fotostatiche del giornale e la Corte si riserva. E qui innanzitutto però in esito all'interrogatorio dello Spadaro. Dunque vogliamo continuare Spadaro? Vediamo poi un'altra cosa che ha detto qua Contorno nel suo interrogatorio. Dice che io ci abbia consegnato 100 kg di droga, ha detto così, lui l'ha portato in altre persone per farla, non lo so cosa doveva fare, e ce l'abbia consegnato io. L'ha detto qua, signor Presidente, abbiamo sentito tutti. Sì. Sì, però se no volevo far vedere una cosa, se per vedere... Sì, vabbè, ora dica al microfono. Sì. Si accomoda al microfono. Sì. Lo vuole leggere? Vabbè, allora lo legga lei stessa. Sì, al microfono. Sì, ho visto. L'interrogatore ha reso a giudice istruttore di Firenze, 27 maggio 85, signor Presidente. Ci va euforico, ci racconta, ci aspetta, mi ha confidato certe cose, Spadaro in seno, sequestro della droga di Firenze. A domanda risponde il giudice istruttore, non sono a conoscenza di altri particolari specifici in ordine all'attività di spaccio di eroina svolta dallo Spadaro. In quanto, no, come ho detto sopra, io non facevo parte della sua famiglia, quindi queste cose non le conosco. Viene qua e dice che se il signor Contorno lo sapeva e ci andò con i pugnali a Firenze, ce lo diceva il giudice istruttore di Firenze, il Presidente. E lui con questa bocca può dire ciò che vuole. Ma cos'è che lo mette? Che ha detto qua? Allora, Spadaro, continui. No, è successo un po' di parole. Presidente, ho voluto chiarire questo fatto che ha detto qua, perché se questo ci stava altri 5 minuti, tiravo qualche morto e me lo dava a me. Fortuna che se ne... Poi sempre a domanda risponde, mi si chiede se sono a conoscenza di circostanze dirette in ordine ai traffici di stupefacenti di cui sopra in proposito posso dirle quanto segue, io sono stato arrestato, cosa che non ci cose particolari ci domanda il giudice di Firenze, dopo l'istruttore ha chiuso il 17 novembre 84 l'istruttore ha chiuso, il giudice istruttore sempre va cercando indagine, fino ad oggi, arresta gente a Firenze e ci dice dimmi che ti Spadaro. Famiglia Spadaro che ti trovi adesso domiciliare, cioè il nominativo di questo. Il giudice non è sereno, il giudice di Firenze, il giudice istruttore. Io dormo tranquillo, signor giudice. Spadaro, va bene. Signor Presidente, io dormo tranquillo la notte. C'ho la pace dentro di me. 30, 60, mi interessa, 120. Tanto quanto è campo, a me dell'uomo 70 anni, lascia dire. 30 anni, 80 anni, non voglio fare. Però lui non sarà mai sereno, signor. Non sarà mai sereno. Lui è chi ha comportato. Ci leggo uno salcio, signor Presidente, e poi forse la riprenderemo questa cosa se interessa la Corte. Sempre a pagina 6.000, no, un altro fuoco. 6.112. Lei, mi ricordo il giorno,
ha interrogato Aleggio quel giorno di mattina, è stato di pomeriggio questo, ha letto un interrogatorio dell'imputato in questo processo, De Rizzi Pietro. Questo è un pentito, signor Presidente, così, diciamo pentito, queste parole appellative pentito. Questo ha dichiarato, questo è il socio di Cobachin, un cinese, Cobachin, ha dichiarato che la dà giudice istruttore di Palermo e a quello di Firenze, che la droga di Firenze era di Cobachin. Il giudice istruttore di Firenze ci fa la comunicazione giudiziaria a Cobachin e a mia figlia a 15 anni me la tiene in galera 4 mesi per domandarci se in casa di tuo padre, quando era pesante, salivano persone. Questo era motivo per emettere un provvedimento restrittivo, signor Presidente. Solo una bambina di 15 anni per dirci se in casa di tuo padre venivano persone quando era latitante. Mi arresta mia figlia per 4 mesi e mia moglie per 13 mesi. A mio figlio, a mio genere, tutta la famiglia. 102 imputati, adesso siamo rimasti 3 in galera per questo reato. 3. Comunque, quest'ultimo ha sempre decisamente contestato l'assunto, sarebbe il Cobachin, del De Rizzi. E allo Stato non è dato a sapere, questo è il giudice istruttore di Palermo, chi dei due afferma il vero? Chi dei due afferma il vero? Va però richiamata l'attenzione su un fatto molto importante, posto ad evidenza proprio dalla sentenza ordinanza del giudice istruttore di Firenze, che milita in favore della propalazione De Rizzi. Perciò gli accolpachini rinviano a me a giudizio, che milita in promozione di De Rizzi. Perciò gli accolpachini rinviano a me a giudizio. Ma come si... Ma se pentite sono a comodità, io non lo so. Se crede a De Rizzi che ci dice che è di Cobachin, com'è che non rinvia a giudizio a me? Questo che è la parte della sentenza istruttoria che riguarda dell'ordinanza sentenza? Questa è la sentenza istruttoria, l'ordinanza di questo processo. Di questa questo è l'ordinanza scritta da un altro giudice. Queste considerazioni sono del giudice di Palermo, non sono del giudice di Firenze. No, è del giudice di Palermo. Sì. Lui dice... Cobachin l'ha prosciutto il giudice di Firenze, non certamente il giudice di Palermo. Allora sono due. Perciò è un discorso diverso. Sempre al microfono. No, ha ripetuto cosa ha già detto. L'aveva già detto veramente, però forse adesso è stato più chiaro. Posso ripetere solo che sono sereno, signor Presidente. Lo ripeta, perché non è stato registrato. Questo. Magari se il signor Presidente vuole ripeterlo lei, signor Presidente. No, è meglio che lo ripeta l'imputato. Registrazione. Lo ripeta lei, vedi, no, sono avvocati che desiderano... che ha detto avvicinandosi al suo banco. Cioè lei ha detto sostanzialmente che il giudice istruttore... Avanti. No, non il giudice istruttore di Firenze, il giudice istruttore di Palermo. Il Palermo. Riportando lei contrastanti versioni. Sì. Di... De Rizzi. De Rizzi e Cobachin. Che cosa ha fatto? Quest'ultimo, che sarebbe il Cobachin, ha sempre decisamente contestato l'assunto del De Rizzi e allo Stato, noi abbiamo un interrogatore De Rizzi, e allo Stato non è datamente contestato l'assunto del De Rizzi e allo Stato, noi abbiamo un interrogatore De Rizzi, e allo Stato non è dato a sapere chi dei due afferma il vero. Va però richiamata l'attenzione su un fatto molto importante, posto in evidenza proprio nella sentenza ordinanza del giudice istruttore di Firenze, che milita in favore della propalazione De Rizzi. Lo scioglio col Bachin e rinviamme. E mia figlia 15 anni e 4 mesi in casa. E dici se in casa venivano persone. Questo per il giudice di Firenze. Tanta eccitazione per De Rizzi. No, è imputato. È citato. Imputato. E io sto pagando con differenza. Io non ho qui davanti a me il foglio, comunque credo, se non ricordo male. Come? Non ho qui davanti a me il foglio che lei cita. Lo vuole. L'argomento che militerebbe a favore della propalazione di De Rizzi, cioè come una possibile provenienza della droga da Cobachin, è costituito dalla natura della droga stessa, che viene dalla perizia definita, se non ricordo, ma vedo che gli avvocati assentono e quindi è vero, di particolare... con caratteristiche particolarmente buone, tra virgolette, simile a quella appunto che in genere proviene dalla Thailandia. Dico, chiaramente non siamo in discussione, però voglio dire il fatto che
dica tutto voler concedere, visto che è un argomento quello dell'imputato più che una risposta a una domanda. Allora c'è un altro argomento da dire, che il fatto che la droga provenisse da Cobachin non significa che non avesse potuto Cobachin cederla a Spadaro. Ecco, ecco. Qualcuno io lo volevo pensare. Qua a lei. E io sono arrivato. Vediamo in ma è un'ipotesi. Ma vediamo in curaccio Cobachin. Ma è un'ipotesi. Perché non... Ah, no, no, la mette ipotesi. Sì. Vado a vedere entourage con Baghi. Vado a vedere entourage con Baghi. Ah, l'entourage. Entourage di con Baghi. L'entourage, l'entourage. Me la poteva dare pure a me con Baghi. Ma vediamo che orbitava. No, ma è trafficato lui, quindi non ho idea. No, le carpe sono quelle che fanno. Le carpe. Allora, Spadaro, continuiamo. La sua zegreca con un carico di 230 kg di olio purista, diretta ai palermitani, sperita dall'organizzazione thailandese Tan Song, con l'intermediazione di Cobachin. Elemento operante da tempo in Italia. No, su questo punto. Ah, su questo punto. L'intero periodo di Firenze in merito al fatto dei 100 kg l'abbiamo chiarito, signor Presidente, che lui a Firenze non sapeva nessun particolare. Signor Presidente, io volevo parlare poi, come ho chiesto all'inizio, sì, dei miei volevo figli. Volevo parlare anche dei no che è un diritto, penso sì. Del padre. Vabbè, ma i suoi figli hanno fatto riferimento, poi toccherà a mio padre. Sua, infatti avevamo consentito allora e consentiamo adesso. Dica pure. Parliamo della società Listro. Della società Listro. Conseguenze. Sì. C'è pure questo assegno all'ordine di Giovanni Loverde. Questo è un oggetto prezioso, questo assegno. Io quando sono stato anche ne parlo all'ordinanza di rinvio a giudizio. Un assegno da 1.400.000 lire nel 79 io non lo conosco questo Loverde. Io sono andato in un negozio e ho comprato un salotto, un mobile, non mi ricordo. Sì. Ho dato a quello che era là l'assegno. Ci ho dato l'indirizzo, quindi io sullo verde non lo conosco. Signor Presidente, ho visto che sono state svolte delle indagini, perché tre quarti di questo volume mio, questo terzo capitolo, parla tutto di assegni, tre quarti. La rimanenza è tutta la sentenza di Firenze e 13 mezze paginette parlano elementi probatori di questa situazione. Ora ho visto che hanno fatto delle indagini bancarie su questi assegni provenienti, prodotti a Napoli e tutte queste cose. E c'è un assegno di conto corrente a nome di Tommaso Spadaro, conto corrente mio personale, e non si indaga su questo conto corrente. Io prego alla Corte di voler richiamare tutta la mia scheda personale di questa banca che ho emesso io questo conto corrente. Insomma, trovano un indizio di un assegno e non si buttano a vedere cosa c'è in questo conto corrente. Signor Presidente, se lo può richiamare questa scheda bancaria, perché c'è un movimento di diverse svariate di centinaia di milioni in questo conto corrente. Questo corrente suo presso quale? Banca Sicola, Piazza Castelnuovo. Banca Sicola. Sì, io avevo fatto un'istanza al direttore del carcere per autenticarmi la firma per poterla richiedere. Dice che l'ha mandato qua alla Corte di Assisi per l'autenticazione della firma, perché la banca voleva una mia domanda firmata. Ora, se lei lo può richiamare questa scheda bancaria, è molto il giro che c'è in questa sede. Sì, come? In sostanza quale sarebbe la sua... La dimostrazione che lei vorrebbe ottenere, che lei aveva questo... Tutto questo movimento in questo conto corrente, perché qua si parla di sigarette, si parla di... sempre... perché io lavoro personale non c'è, no, signor Presidente? In questo conto corrente c'è il mio lavoro personale. Vabbè, conto corrente il conto corrente ci sono dei soldi. Sì. La fonte di questi soldi qual era?
Qual è la sono tutti assegni, niente, né versamento né prelevamento, sono tutti movimenti di assegni, di conto corrente, sia in entrata che in uscita. È il mio lavoro, è il mio peschereggio, signor Presidente. Ah. Lei stava parlando della Listra, no? Sì. Sentiamo. Signor Presidente, io... mi sfuggi. Insomma, i suoi figli, piuttosto molto giovani, sono entrati a far parte di questa società. Tanto che poi loro hanno detto... Io nell'80, luglio 80, sono stato dimesso da carcere per un reato di contrabbando. Sono stato 6 mesi. Sono stato 6 mesi, sono uscito, ho fatto delle riflessioni in carcere, dico, questi ragazzi ci voglio dare una strada pulita, altro che pulita. Conoscevo il listro, gli dice se potevamo fare qualche cosa assieme, i miei figli di qualche costruzione. Il listro si mette in movimento e c'era un fabbricato già finito il fabbricato, si doveva solo, c'erano pure gli ascensori. Si dovevano mettere i servizi, i pavimenti, già strutture cemento armato, tutto finito. E abbiamo comprato questo fabbricato. Due quote mio figlio Antonino, che allora Francesco non aveva nemmeno 18 anni, e una quota Lisso Giovanni. Ho venduto un motopeschereggio, 490 milioni. 490 milioni. Tutti i soldi che avevo io, come dicono questi libri, scrittore saiano, ho venduto una proprietà mia, personale, per andarla a investire là. E così è andato. Abbiamo avuto un mutuo fondiario alla Cassa di Risparmio, altre cose, queste cose tecniche salisce perché è nata la società. Questa società lì. E lei decise di inserire i suoi figlioli? I miei figli là. Voglio rispondere io al pubblico ministero che ci diceva mio figlio, allora eravate prestano. Il presidente, il padre che i miei figli prestano, ma non è che ce l'ha detto uno strano in testa di questa società, ce lo dice il padre. Ma guarda come prestano a me. Ma lei stava parlando di... Insomma, un ragazzino che ancora viene dalla scuola, Francesco... Poi ci andiamo qua, non entra nella società perché 18 anni non ce l'ha, nel settembre 80, perché le compie 18 anni a ottobre, 16 ottobre. Subito quando le compie il fratello ci fa il passaggio di una quota. Francesco continua ad andare a scuola, perché si è maturato, si è pigliato una maturità classica nell'81, luglio 81. Da quando aveva 6 anni mio figlio Francesco andava a scuola col pullman e lo portavano alle 5, faceva la riflessione pure là, a scuola, e il signor Contorno mi viene a dire a 12 anni ce l'hanno presentato uomo d'onore, un padre senza dignità come lui avrebbe potuto consentire un figlio a 12 anni e uno a 14 anni farli inserire se esiste, sempre parlando se esiste un'organizzazione di questo. Ma un padre senza dignità è snaturato come lui. Io non voglio vendere il fumo, niente, quando è andato a Cialogico, 12 anni, perché lui parla del 75, e mio figlio 13 anni le fa a ottobre del 75. Ancora i calzoni corti, mio figlio. E come dice Bucchetta, che prima ci vuole il fiancheggiamento, lo studiamento, mettiamo che studiamento non ce ne fu. A 12 anni. Poi si ci fa i 10 comandamenti, non guardare la donna degli altri, un bambino da 12 anni, che nemmeno sa che cos'è la donna a 12 anni. E sono a caldeggia l'anima, signor Gesù, signor Presidente, sta a finire con questa gente. Quindi lei ha conosciuto... Ma a 12 anni, come si fa a 12 anni? Ha conosciuto Nino Salvo, vabbè, questo l'ha detto, ormai l'abbiamo sentito. Nino Salvo lei la conosceva? Io non li conosco a queste persone, signor Presidente. No, dico, lo conosceva Nino, solo Nino le sue. No. Tutte bugie, sono io in galera nell'80 quando dice questa bicchierata. Io ero in galera e poi io queste persone non le ho mai conosciute.
Greco Michele l'ha conosciuto mai? Mai. Questi aiuti che ha dato a Faldetta, economici, di cui ha parlato pure nell'interrogatorio. Sì. Mio suocero una volta, perché mio suocero nel grande giro a compra, vende terreno, è stato sempre possidente. Mio suocero. Ma suo suocero era pescivendolo, si occupava. Appartiene a una famiglia comunque di. Esatto. Una vecchia famiglia, tra virgolette. Famiglia senza virgolette. A tempo della vucciria. A tempo della vucciria. C'era una sola famiglia, Sampino, Mancino, Pescivendole, la discesa Meccheronaia all'angolo. Era l'unico negozio. E una succursale in via Rosolino Pilo, che attualmente ancora c'è. Adesso poi 24 anni fa hanno aperto nel 60, perché mi sono sposato io nel 60, hanno aperto un'altra succursale in via Villarreale, vicino a Clinica Candela, sempre mio suocero aveva dei pescherei e poi comprava, vendeva terreni, si interessava questa cosa, aveva un certo giro. E allora, a proposito del Faldetta, stava dicendo mio suocero un giorno dice: senti qua, dice, c'è questo conosciuto, questo Faldetta, dice, se potevamo fare una società. Sì, ah, te stai sigarette, che mi fa fare se si fa fabbricate, presidente, questo sono io. Dice, ma vedi, ma si sono dati soldi, mi ricordo 70, 80, 100, quasi. Società che non si è fatto più. Poi è venuto a costruire vicino a via Villarreale, a Piazza Sant'Oliva. Veniva sempre al negozio. Là. A volte mi chiedeva che, a fine mese, a volte la banca ci dice di rientrare i clienti. E ci facevo delle cortesie. Ma a distanza di 48 ore, 24 ore, che a fine mese, a giorno uno, me li ridava. Rientrava e poi c'aveva nuovamente la scopertura e me li ridava. Questo qua, queste ville, la Sardegna, queste cose, non l'ha visto mai la Sardegna, signor Presidente. Ma non inventano certe cose. Ma questi soldi lei gli ha prestati, cioè 80, 90, 100 milioni, lui ha detto... No, dovevamo fare una società con questi 80, 90, 100. E poi non si è fatto niente. Non mi ricordo, signor consigliere, non mi ricordo. Che risale 75, 76. Può anche darsi, non è che io posso dire. Ci sono domande da fare? No, signor Presidente, non ho finito. Ah, non ha finito. Se vuole rinviare, riprendere. No, io non voglio rinviare. Anche con l'assenza degli avvocati. No, è che c'è, ci sono gli avvocati. Gli avvocati. Li abbiamo atteso. Siccome sono qua che devono partire, questi. Sì, e va bene, ma lei, se lei fa preso... Ma sì, sì. Per Spadaro gli avvocati sono un contorno. Certo. Non un buscetta, sì. Diciamo. Ma potrebbe fare a meno questo po', senza voler mancare il rispetto agli avvocati, ma potrebbe fare a meno. Allora, signor Presidente, allora dica. Voglio parlare 5 minuti dei miei figli. Ma spera di... C'è l'avvocato Marcella che... Sono appena le 6. Noi sì, lei l'interrogatorio di... per Darcone. Allora questo di Zarcone possiamo inserire? No, per lunedì. No, Zarcone sarebbe per oggi. Lo mettiamo per lunedì? Lei può tornare lunedì? Io non possiamo fare stasera. Ti ha detto l'avvocato che non ce la sente. No, lei se la sente di restare stasera. No, io l'avvocato Natoli. Che c'entra l'avvocato Natoli?
No, assieme. Ah, assieme. È la stessa dello stesso imputato, parlano dello stesso imputato. Io, per conto mio, me la sento. La Corte può concedere lei? C'è un interrogatorio pure di... Staccamo il sabato. Bravo. Lei lunedì non può tornare. Se non ci sono alternative, io avrei una porta da sedere ancora, però un modo se prendete a fare ciò che stiamo facendo. Spadaro, ma lei quanto intende ancora parlare? Molto? Se lei sintetizza, possiamo fare... Sintetizzo un 20 minuti, un quarto d'ora. Allora, aspetti, avvocato, vediamo di fare pure questo zarcone. Perché, a che ci siamo? Purtroppo oggi abbiamo avuto un'udienza molto movimentata, come succede... Potrei anche tempo. Allungare, per fare contenta la signora Presidente. Facciamo tutti quelli che possiamo fare. Dunque, allora, dopo, sì, sì. Lei voleva parlare ancora dei suoi figli. Ci sono. Rapidamente. Rapidamente. Dunque. Per completare il fatto Buscetta e Contorno che parlano di droga, signor Presidente, voglio tenere a precisare che io nel 1980... 1980? 29 gennaio 80 sono stato arrestato in flagranza di reato con 15 tonnellate di sigarette a Bellegea. È noto a tutti questo. E 4-4-81, allora il signor consigliere Grasso, sostituto procuratore della Repubblica, che mi fa un mandato di cattura l'81 per contrabbando di tabacchi che veniva la fuceria, signor Presidente. Sentenza passata in giudicata, condannato 2 anni. Il 3 dicembre 85, Cassazione. Lei mi ha fatto a me un ordine di, se ricorda, processo biondo. Un ordine di cattura. C'era un ordine di cattura. No, voglio dire, se io sono in un fiume di narcodollari, come scrivono questi giornali, stampa, qualche sentenza. Presidente, io va bene, all'81 va bene di sigaretta la cucciria. Allora è sbagliato quel processo, perché un mabbonano ci sono anni, si è pagato, io non posso pagare io, Presidente. Come siamo combinati? Per la realtà storica c'erano anche un profumo di narcodollari in quel processo, solo che è stato messo da parte sin dall'inizio perché non c'erano forse troppi elementi. Dobbiamo essere per la realtà signor storica. Signor consigliere, questo... Non lo dico perché lei lo sa, io il mio gruppo è messo... imputato, il mio gruppo come porta il processo erano due donne di Napoli. In quel processo ho detto, non che ci fossero elementi per lei. Nel processo. C'erano scippatori, c'erano rapinatori, c'erano tante categorie, e io pure là. Il processo del ballerino, no? Non lo so, biondo, il ballerino, che ne sa, se non lo mette, sì. Dico, si ricorda questa circostanza? Condannato, sentenza passata in giudicato, 2 anni, ce l'hai alle briette, la matricola. Signor Presidente, perdoni. Per poterci mettere alla pari con il giudice Aladere che conosce di questi atti, e chiediamo l'acquisizione di questi atti per conoscerli come li conosce lei, signor consigliere. Lei ha parlato di un profumo, ne vorremmo produrremo le sentenze, signor. Si parlava del procedimento, non della posizione dell'imputato, ma del procedimento, non della posizione. Ma siccome lei ha fatto questa osservazione, che è legittima perché lei lo conosce, ecco, noi chiediamo di poter essere messi alla pari con lei in ordine alla conoscenza del profumo e della riferibilità del profumo a questo piuttosto che a quell'altro. Adesso lei ha specificato, e la ringraziamo, che riguardava altre persone. Potrebbe anche essere sufficiente, ma sa, non per me, per i componenti del collegio tutto. E la ringrazio. Va bene, allora lei insiste nella... Sì. Perché attraverso la sentenza, si dovrebbe acquisire la sentenza, non... La sentenza del Tribunale della Corte, sembra. Sì, allora della Corte, diciamo, che poi è quella... Guarda, e le date di questa... Corte, di questo della presidente. Cassazione? La Cassazione sarebbe vabbè, soltanto il giudizio... Se lei mi dice di quale grado io ci sono... Ma quella d'appello. Di appello, di questo sì. Qua.
La data è 5 dicembre 84. Ecco, la prefettura. 5 Corte di Assise, ma presidente dell'Aere, 5 dicembre 84. 5 dicembre 84, comunque poi la produce la difesa. Sì. Va bene, la produce la difesa. Sì, certo che può. Signor presidente, permette. Sì, va bene. Oh, ora che abbia avuto, cerchi di essere più rapido. Vada. No, deve... Noi non vogliamo... mi pare che sia un presidente, volevo dire questo. In base a quello che hanno detto questi, droga, traffico... Insomma, io subisco questo. Per me è stata una vergogna quel processo, perché si trattava di vendere le sigarette, fornire i bancarelli della bucceria. Comunque lei dice, se io ho fatto questo non potevo, evidentemente, se sono colpevole di questo non potevo certamente avere quegli introiti. Ma che... se io ero per dire un narcodollari, tutte queste cose, non è che non me ne avrei avuto bisogno, non avrei avuto bisogno di... è preso per leggere in fragranza. Vabbè, e questa è più che altro un'argomentazione che lei ha fatto. Beh, ora passiamo, lei voleva parlare ancora dei miei figli. Signor presidente, prima di tutto parlo di Antonino. Antonino in questo processo entra delle dichiarazioni di Sinagra, dove dice che aveva visto a mio figlio accompagnato con suo cugino Giuseppe Lucchese, figlio di mia sorella, e nient'altro, altrimenti niente, solo perché l'ho visto in macchina con suo cugino, figlio di mia sorella, Giuseppe Lucchese. E se non che lo suveneva con spadato Tommaso, Antonino, che ci facevamo? Fucilavano Antonino. Ma quello suo cugino, figlio di mia sorella, cioè, e non c'era niente, solo questo elemento per mio figlio Antonino. Poi c'è stata la riunione dei processi, quello del 323/84, si è chiamato Buscetta ormai. E lo hanno inserito, senza nessuno che Buscetta ha parlato di mio figlio, senza che, sempre con quell'accusa di Sinai. Arriva il contorno. Presidente, il contorno di mio figlio Antonino non ne parla in istruttore. Ai giudici istruttori di Palermo non ne parla. Ne va a parlare al giudice istruttore di Firenze. Il giudice istruttore di Palermo, di Antonino, non se ne parla. Andiamo a Francesco. Quello da 12 anni è presentato uomo d'onore da 12 anni. Lui dice 15 per anni. Come? Mi pare che dica 15 anni. Però lui dice nel 75, signor presidente, qua c'è l'interrogatorio, se vuole io glielo do. No, ricordo perfettamente, nel 75, ma lui dice 14-15 anni, invece aveva suo figlio... Però poi a giudizio di questa corte potete valutare questa situazione. Perché suo figlio aveva 12 anni. 12 anni, nel 75, nel 66 mio figlio, e a ottobre li fa gli anni, 16 ottobre. Quindi... del 62 Francesco. Ah, Francesco chi lo accusa, signor presidente? Io credo che lei mi risponda. Se mi vuole... Francesco lo accusa anche Sinagra, se non ricordo. No, me. Antonino è Sinagra. No, Francesco. No, Antonino è Sinagra, signor presidente. Io tutti gli atti ce l'ho perché ho molto tempo. Vabbè, certo, io mi rendo perfettamente conto. Sinagra parla di Antonino che lo vede in macchina molto tempo. Vabbè, questo io mi rendo perfettamente conto. Sinagra parla di Antonino che lo vede in macchina con mio nipote, figlio di mia sorella. Sì. Di Francesco non se ne parla perché altrimenti ci facevano il mandato di cattura. Francesco è nato che aveva un mandato di cattura dei 127, signor presidente. Parla solo di Antonino. C'è pure un nipote suo che si chiama Francesco. Sì. Sì, sì. Sì, l'altro quello è nipote. Sì, sì. No, è appunto. Sì. Sinagra parlo solo di Antonino. Che lo vede solo questa circostanza solo, lo vede in macchina con l'occhiese e basta. Sì. Poi arriva Buscetta e uniscono i processi. Francesco chi lo chiama? Qua si dice che Contorno chiama Francesco, aveva presentato in casa di Bontardo, 10 anni. Presidente, io mi dispiace, io devo leggere l'interrogatorio di Contorno, sì. Perché, se mi permette, sì.
pure piccola. Signor Presidente, allora perché non parlo di Michele Greco, c'è un sbaglio madonnale. E vedremo come la mentiamo. Che manca? Che è successo? No, dico, posso leggere? Sì. Nell'interrogatorio del 1 ottobre, la prima volta che viene interrogato Contorno, fa la lista dei stati di famiglia del comune di Palermo, tutto questo. Come mi vuole bene, a me Contorno mi scrive primo, proprio primo di tutti. Scende, e dei miei figli non se ne parla. Poi c'è un interrogatorio del 6 ottobre, ore 9, presente giudice, istruttore Falcone, dottore Signorino, pubblico ministero. Lo vuole? No, vabbè, lei... Prima lo leggo e poi glielo... Sì, faccia riferimento al punto, basta che lei faccia riferimento. Il riferimento è questo, signor Presidente. Sostanza, lei che cosa dice? Che non il Contorno non l'ha chiamata mio figlio. Di Antonino non ne parla. Di Francesco non ne parla, sì. Ora io... Sì, parla solo di Antonino, al contrario. No, Contorno niente, di Antonino non ne parla il giudice di Palermo. Io Contorno. Sì. Non ne parla di niente il giudice istruttore di Palermo, di Antonino, ne va a parlare a Firenze. Dunque, il 6 ottobre 84, alle ore 9, davanti al giudice di Palermo, dottore Falcone, in Roma, è nuovamente comparso Contorno Salvatore, presente altresì il pubblico ministero, dottor Signorino. A domanda risponde. La signoria Borsa mi dà indice un albero fotografico, non ci interessa, sempre in quel giorno. A foglio 42, signor Presidente. A domanda risponde. Ecco qua, attenzione. La signoria vostra mi dà lettura del mandato di cattura 323/84 del 29/9/84 relativamente all'elenco degli imputati. Al riguardo posso dire quanto segue. Giudice istruttore, prendi il mandato di cattura e ci fa lettura di queste. Dimmi a chi conosce di queste qua. Abbiamo capito. Visconte Lodovica, tutti una serie di nomi, e arrivo dove mi interessa, a pagina 44. Spadaro Francesco, figlio di Tommaso, è uomo d'onore nella stessa famiglia del padre, cioè Porta Nuova. Signor Presidente, mio figlio non c'è nel mandato di cattura. No, guardi, parli nel... amico. Mio figlio Francesco non c'è nel mandato di cattura del 1966, signor Presidente. Nasce col 127, mio figlio. Ma poi questo lo possiamo controllare facilmente. Ah, questo che è l'interrogatore di Bucci. No, va bene. Basta che lei ci faccia riferimento, abbiamo tutti questi altri. Anche i mandati di cattura abbiamo. Comunque, riguardo ai suoi figli, si era detto che lei avrebbe parlato per quanto riguardava la società Listro. Che ho parlato? Perché poi per difenderlo, voi, lei... Lo so, c'hanno gli avvocati... Valorosi difensori che certamente non hanno bisogno di... Signor Presidente, io ci ho parlato di poter parlare di padre, nonne, di difensore. Io penso che a me mi brucia l'anima chi mi figlia. Sì, ma io questo lo capisco. Chi me le passa la testa a mia, i miei figli, no. Se sono così, se hanno sbagliato, pagano. Sì, ma sono tutte circostanze che saranno illustrate... Come? Dico, sono circostanze che saranno poi illustrate dai difensori. Questo. Poi ci ritorna a pagina 145, il giudice, sempre nell'interrogato. Ma domanda e risponde. Ma Spadaro Francesco dice, uomo d'onore, me l'ha presentato Stefano Bontà. Ora, siccome io ci parlo in gergo pescatore, quando c'è un branco di tonne, il primo che ha messo prima, così è con l'agnello, con l'uccello, quando sono... Dove attesta il primo tonno, li porta all'altro, o in bene o in male. E Contorno una volta che è andato che ha detto che uomo d'onore doveva sostenerlo questo fatto. Signor Presidente, nel mandato del 366 non c'è mio figlio Francesco. No, questo lei l'ha fatto, questa argomentazione. Io l'ho mandato qua a mio figlio, perché sono sicuro che non lo conosce Contorno. Non siamo imbecilli, signor Presidente, che lo mandava a fare la ricognizione a Contorno. Poi lui mi chiamo Tommaso, San Tommaso. Ho voluto vedere e toccare con le mani certe cose. I piloti hanno funzionato bene, perché noi nelle barche adesso abbiamo i piloti automatici. Mettiamo la rotta con i piloti, ingastiamo,
e vedranno il marinaio di guardia. Per quanto riguarda... Presidente, io chiudo, concludo, sì, anche perché sono... lei... Vabbè. Voglio dire cose, la mia attività personale qua non se ne parla. Lei ha fatto un riferimento. Io ho delle barche, ce n'ho una sequestrata che ce l'ha lei, che a me non mi è stato notificato, no. In questo processo. Va bene, la signor corte... Presidente, a me non mi è stato notificato niente, perché io avevo fatto ricorso al Tribunale della Libertà, non mi è stato notificato niente di questo sequestro di barca, lo sapete... Ora, siccome è un bene a perdere questo, noi che è un appartamento e sappiamo che si trova in una strada, dice, è là, la barca è un ammasso di ruggine, senza custode, senza niente, qualche parente mio ci va ogni tanto, in mezzo a tutte le altre barche, tutte sotto, 3 anni che è a mare, e ogni 6 mesi ci vuole la pulitura in una barca, altrimenti è un bene a perdere. Se lei, io facendo l'istanza, me la potrebbe dare in custodia, in attesa sviluppo della situazione, che io... tutta la documentazione e le misure dei beni, perché io l'ho comprata a cambiare questa barca, se me la potrebbe dare in custodia a qualche familiare mio. Signor Presidente, io guadagno 1 milione al giorno con questa barca, quando ero fuori la mia attività era quella, 1 milione al giorno, e ho tutta la documentazione e le misure dei beni. Dottore signorino nemmeno si è appellato quando me l'hanno desequestrato, perché ha visto che era regolare la barca. Per questo i suoi difensori possono fare le istanze. Se me la può dare in custodia. No, poi questa è una cosa da vedere, ma comunque lei può fare le istanze. Si vede, la barca si vede, signor Presidente, non è che anche io per le curare. Sto dicendo che lei può fare le istanze alla Corte che, relative a questo. Mi pare che abbia chiuso con l'interrogazione. Sì, le volevo qualche istanza di fare. Va bene, ecco, le istanze poi le fanno i suoi difensori. Ho i certificati di battesimo dei miei figli, che a me non per bontà. Questo per quanto riguarda... Vabbè, questo ora non le... sono né cresimati, battezzate la nonna. Penso che i difensori avranno un elenco di istanze da... Sì, vabbè. Allora, ci sono domande? Signor Presidente, capisco che l'esigenza... Io volevo chiedere un accertamento in base a Contorni. Io non voglio che lei mi creda a me di quello che ho detto su Contorni, fatto di Novara, trasferimento... Ma nemmeno deve credere a Contorno. C'è una cosa ben precisa, Contorno che dice, che io quando ho fatto il viaggio con lui, che io lo portassi che l'ho fatto, io era tutto frantumato. Che l'ha detto poco fa? Lui dice che io in un viaggio prima, in una traduzione prima, mi sono sentito male, mi hanno appoggiato a cacciare le palle. Se lei può accettare se io ho mai fatto qualche viaggio prima con cui si trovava il Contorno, qualche viaggio prima o senza... Io il primo che ho fatto è stato uno solo viaggio, solo uno. L'altro l'ho fatto con la nave via mare di Genova. Vabbè, ora... Se lei può accettare questa circostanza, per quanto riguarda la socialità di Carraro, tutta questa cosa, e se vuole può citare i testimoni e i detenuti che io ho fatto assistere alla lite che abbiamo... E ora i suoi difensori faranno le istanze relative. Ci sono domande da parte del pubblico ministero? Prego, a proposito del discorso di poco fa sulla ricognizione avvenuta qui in aula sotto gli occhi di tutti noi e del figlio Francesco, non ho capito bene cosa dicesse l'imputato, se può chiedere di chiarire che cosa intendeva dire. Io credo che il significato sia questo, però non... No, facciamolo dire a lui. Sì, che cosa voleva dire quando parlava della ricognizione di suo figlio? Io non è che ero imbecille che mandava, se mio figlio conosceva Contorno lo mandava a fare la ricognizione, signor Presidente. La ricognizione nel senso che ha partecipato... Se non ricordo male è stato riconosciuto da Contorno. È stato riconosciuto, sì. Non sì. Perché? E allora come mai? Volevo spiegato come mai. Io... Come mai? Come mai? Come mai? Lei ride, come mai? Come... Io aspettavo dal Presidente questa risposta, questa domanda. Come mai? Come mai che questa gente accusano? L'ha chiesto quasi a tutti gli imputati, signor Presidente. No, no, come mai questa gente accusa? Qua stiamo parlando della ricognizione, come mai l'ha riconosciuto? Lei parlava dei piloti automatici. Il pilota automatico, già dico tutto, signor Presidente. No, no, non ha detto niente, io lo dico, è chiaro. Ma chiaro che mi busco una denuncia. Signor Pubblico Ministero, che devo dire chiaro? Io mi posso limitare a quello che dice un suo collega. Vabbè, un suo collega, un magistrato dell'ufficio istruzione, che sono pilotati, vuole fatto il nome, e ce lo faccio. E qua, non è che, ma, quando parlo io sono supportato, non è che parlo a bambera. Permetto, signor Presidente.
Amore, chi sono la voleva niente, le mani esce. Il debate è un giornale l'ora, un ritaglio, del giornale del 6, del 10, 6, 86. Il dibattito sulla sentenza che inizia al giardino inglese, intervenuti, polizia, Galasso, Violante e Nino Mannino. La prima parte non mi interessa perché commentano certe cose che non mi interessano. Per il giudice istruttore Giovanni Barrile è comprensibile la presa di posizione politica, ma è necessario per pronunziarsi che venga resa nota le motivazioni in ogni caso. In ogni caso, ha aggiunto il magistrato, non si possono mischiare le aspettative sociali con il rigore con cui deve essere cercata la verità. Barrile ha poi parlato dei pentiti, giudicando il loro contributo nei processi di mafia molto lacunoso, in particolare per ciò che riguarda il rapporto tra politica e organizzazione criminale. Ma possiamo anche interrompere questa lettura, Presidente, perché mi pare che esuli completamente, è l'opinione di un giudice, rispettabilissimo. Mi lascia finire, signor pubblico ministro. Non è che stiamo in un dibattito, vogliamo tornare nell'auto del processo e facciamo il dibattito. Ho bene che il rispetto di un collega, perché ci mancherebbe altro. Bene, signor Presidente, mi lascia finire di leggere questo. Si ha l'impressione, affermato il magistrato tra le nette, che si tratta di un pentitismo pilotato che cerca di salvaguardare alcune posizioni di personaggi. Per un magistrato. Senta, Spadaro, comunque. E io che sono vittima di queste gente, che devo più fare l'impressione che devo avere di queste Spadaro, gente. Spadaro, la questione è questa, quello è una cosa completamente diversa, della ricognizione, il pilotamento. Io della pilotaggio ho parlato, di pilotaggio. Vabbè, ma pilotaggio del pentito è un discorso che dice pilotaggio nel senso di indicare qualche cosa anziché una... Vabbè, non so, è un articolo, a parte che è un'opinione. Va bene, ma non c'entra questo. Il pubblico ministero... Sì, ma poi il professore ha parlato della ricognizione, non ha parlato di un andamento generale. Io ho detto generale. Pilotato, siccome pilotato, il tema era pilota. Senta, Spadaro, intendiamoci sui termini, qua non è stato pilotato nessuno, perché la cosa è apparsa... Queste sono pilotate, signor Presidente. Ma saranno pilotate? Lei mi dice, ma di chi? Ma di chi? Resta l'incognita. Ma relativamente alla ricognizione, questo pilotaggio chi l'avrebbe fatto? Scusi. Altro è un pilotaggio relativo a una posizione generica, e altro è un pilotaggio relativo a un singolo atto istruttorio che è stato compiuto sotto gli occhi di tutti. No, dunque, comunque, vabbè, insomma, c'era il giudice Alatri che voleva fare una domanda. Vogliamo, questo è... Come l'imputato ha affermato di... essere interessato al traffico di tabacchi lavorati esteri, sì. Ci può dire quali sono i suoi canali, visto che si è parlato sempre di canali, sì, sì, di traffici di tabacchi lavorati esteri? No, io dal 1976, aprile 76. I canali, non tutta la storia della sua vita. Ah, no, la storia mia cantare in Olangelo, non ho bisogno di cantare. Giorgio, no, vabbè. I canali sono che vengono dai forestieri esteri, greci, qualche altro forestiere, e ci hanno le navi fuori. Ci conosciamo fra di noi altri, per andare a caricare, ci diamo i soldi e andiamo a caricare. Quale canale? Canale questo. Siccome io non mi reputo, è stato sempre un contrabbandiere, qua, non voglio... Chi li poteva fare la gioca? Allora si sostituisce, i contrabbandi a loro, qua è tutto fatto. Quindi viene offerta sulla piazza di Palermo la droga a lei? Ma quale droga, signore? La droga, scusi il lapsus, come dice di stessi canali, i tabacchi di contrabbando vengono offerti sulla piazza di Palermo. Lei Palermo non parla... e Napoli, Puglie, io ho cliente disseminato in tutta Italia. E c'è un avvicendamento tra coloro che vi interessate di questo traffico? Ma dice, c'è lavoro per tutto, avvicendamento non ce n'è. Non c'è mai stato un turno negli scarichi? No, non esiste, che ci sono fantasie, quale turno? Io ho lavorato sempre per conto mio, solo, dice, ma solo come? C'è la neve fuori, vengono i clienti.
1000 case, 2000 case, vai a caricare. Porta me assegni circolari perché con tante non ne vuoi. Ecco tutta la produzione degli assegni che risulta. Mi pagavano un assegno circolare. Questo. E quindi affrontava lei tutto il contante, non aveva soldi di altri. Ma qual è soldi di altri? Io va a rischio, dugno al lavo, ci guadagno, ma perché? Ma come riamo la solita? Non lo so. Se rischio io, il guadagno è mio. Chi vuole fare società? Ma io società non ho fatto mai con. Non ha mai fatto società con nessuno. No, non è sì. Beh, questa visione è un po' riduttiva rispetto a quello che ha detto lei di essere il massimo del. Ma io le vendo fuori l'acqua del Reale, signor Giulio. 40.000. Ma quale 40.000? Lei l'ha detto. Quando l'ho detto? Dico che lei non fa cose da niente, meno di 15.000, 40.000 casse. Lei io non l'ho occupa. Detto mai, mi prende un interrogatore che l'ho detto io. Credo che l'abbia detto anche qua. No, io non ho parlato di cifre, non ho parlato di nessuna cifra. Arriva la nave e si vende. Ormai venire, siamo qua, facciamo la galera e ne parliamo anche. Allora, ci sono delle domande? Possiamo continuare con le domande? Sì. Io volevo chiedere all'imputato se ha mai fatto uso dell'utenza intestata a Mannino Anna. Utenza? Telefonica intestata a Mannino Anna. Mannino Anna no, Mannino Maria Ignazia. E che rapporti aveva con Mannino? Ma quale rapporto? Una conoscenza così. Ha mai parlato per telefono con Giorgio Castel? Sì. Relativamente a un conto corrente svizzero? Sì. Ci vuole specificare un pochino? Sì. Lei mi dice preciso di quale conto si tratta. Sì. Leggo qui. 2393-01-2003-01. Perfetto. Non so ricordami chi è mia. A me mi interessa. Lei la sera se ne va a casa, io me ne vado a cia alla sera. Altro se mi ricordo. Allora, ci vuole specificare questi rapporti? Trovandomi in casa di questa signora, questo apparecchio telefonico, ricevo telefonate da Giorgio Castel. Questo Giorgio Castel è un finanziatore svizzero, un produttore di sigarette, c'ha fabbrica di sigarette. Un giorno questo qua, io avevo dei soldi a lui, avevo sigarette in Albania, 5-6.000 casse di sigarette in deposito per poter riprendere, insomma continuare il lavoro. Il giorno mi dice hanno bloccato tutto in banca. Ma perché? Dice siccome io avevo un cliente, un italiano che sarebbe quello di Firenze che comprava pure sigarette da questo e qua e dove c'entro io e comprava sigarette da questo fornitore, ci bloccano il conto. Bloccandoci il conto, io sempre ci telefono per avere notizie di questo conto e ci dico, ma a te che ti interessa? Senti, sapendo che poi ci sono entrato pure io. Allora vedevano che io mi appremuravo di questo conto e fanno, sempre intercettazione telefonica. Un giorno ci dico, senti, vedi che io ti devo fare un pagamento per una partita di sigarette. Dammi un numero di telefono, di conto corrente. E mi dà il numero 209301, signor Presidente. E questo conto, un capo, perché a Firenze dice che ero capo dell'organizzazione, questo numero risultava sequestrato da 6 mesi. E quello mi dà il numero di conto corrente. Un capo non conosce il numero. Mi dai il numero già sequestrato per farmi versare i soldi e qua nasce. Allora ti mando mio figlio Francesco per questo passato. Mio figlio Francesco non c'è andato più, non è partito più nessuno, questo non si è fatto vedere più e mi c'ho pure 5.000 cacci di sigaretta. Mi voleva fare versare i soldi in questo numero. Quando glielo chiedo io che c'è la data, 11 marzo 83, il conto è sequestrato da gennaio e lui mi dà questo conto. E questo è chiarito. E queste ingenti rimesse di denaro provenienti dall'America di cui il non Giorgio Castel non ho... Non ne so niente, mi dica specificamente quale ingente. Giorgio Castel dice che lei assieme a Giuffrida riceveva, è vero o non è vero? Questa è la domanda.
Non è vero. Non è vero, va bene, basta. Se lei c'ha come no, poterlo divorziare. Posto a basso. Allora, difensore, possiamo passare ai difensori, parte civile, ce ne sono domande da parte civile? Sì. 89. 79, scusi. Avvocato Giannone, difensore di parte civile, Giacconi. L'imputato conosce Salvatore Rotolo? Signor Presidente, io rispondo non una parte civile a 100, purché siano costituite per i reati associativi, per cui io devo rispondere oggi. 416 bis. Sono costituiti, sì. Siamo costituiti, 416 bis. Allora rispondo. Sì. Non lo conosco. L'imputato conosce Vincenzo Sinagra di Salvatore? Di Salvatore, io conosco un Vincenzo Sinagra che è nella sezione mia e nella cella 17 con me. In questa occasione. Cioè l'ha conosciuto in carcere? Mai. Prima del carcere? Mai. Pietro Senapa. Il cognome mi è conoscente perché è della casa. Però siccome non so, può darsi che è giovane, può darsi che lo conosco, non lo nego, no? Può darsi che lo conosco, il Rione, però non ci ho avuto mai il rapporto, no? Mario Abbate. Mario Abbate è morto. Oh, Mario Abbate è un cantante, signor Fino. No. È questo Mario Abbate. Abbate Mario. Non lo so, non lo conosco. Giuseppe Marchese. Non lo conosco. Gioacchino Aliotto. Non lo conosco. Vabbè, avvocato, sono domande come tutte le altre. Se conosce queste persone, scusi. Era solito frequentare i bagni Virzì? Lei i bagni Virzì li ha mai frequentati? No, lo dico. No. Non sì. No. Sì. Lo stabilimento dell'edil ceramica di Tinirello? Edil ceramica di Tinirello? Non lo so, può darsi il mio socio, Lisso Giovanni, ci abbia fatto delle commesse, non lo so. Io no. Conosce Michele Zazza, visto che ha detto che operava a Napoli nell'ambito del contrabbando di sigarette? Beh, ha nominato pure Zazza, lo conosce questo Michele Zazza? Da Napoli, così, Rione Santa Lucia, perché io, quella è una mia seconda parte, io nel 66, signor Presidente, sono andato con tutta la famiglia residente a Napoli, mi sono portato la residenza nel 78, qua, a Palermo. 68? 78. 66-78. Che tipo di conoscenza sì, era? L'ha conosciuto? No, l'ha non ho avuto mai rapporto, no, so che è un contrabbandiere, anzi, mi ha superato, il Rockefeller. Va bene. Sì, avvocato Galasso. Che numero? Sì, è già acceso, grazie. Sì. Presidente, potrebbe chiedere... Per favore, nome. Sì, Galasso per conto di Fernando Dalla Chiesa. Potrebbe chiedere, per favore, all'imputato se ha conosciuto Leonardo Vitale? Leonardo Vitale l'ha mai conosciuto? Presidente, è per il 416. Sì, 416. Siamo costituiti per il 416. Non lo conosco. Non l'ho mai conosciuto. Sì. E non conosce, non ha conosciuto neanche Antonino Rotolo. Antonino Rotolo? L'ho detto, non lo conosco, l'ho detto. No, quello era Salvatore Rotolo. Non lo conosco. Immagino che invece conosca Salvatore Adelfio. Salvatore Adelfio? Proprietario del bar Rosanero. È fratello di mio cognato, cognato di mio fratello. Ecco. Lei ricorda, può chiedere, Presidente, se l'imputato ricorda di un episodio, di un attentato, di un'aggressione subita da Salvatore Adelfio al bar Rosanero. Queste sono state rivelazioni fatte da questo. Motivi per cui il momento per cui io ci abbia detto questo. Dice che la moglie di Salvatore Adelfio era mia parente, allora il giudice, e che trattava male l'Adelfio, la moglie, io per questo motivo ci abbia fatto dare questa aggressione. Il giudice istruttore fa l'indagine, interroga se era parente mia, ma quale parente mia? Non esiste, mi proscioglie, il giudice istruttore è alto riso, questo è tutto.
Presidente, scusi, la domanda non era questa, la domanda era se ricorda di questo attentato, ne ricorda personalmente di questo attentato e se ebbe in qualche modo occasione di occuparsene di questo attentato, visto che l'Adelfio era anche un suo, diciamo, parente. Ha risposto in questa maniera, ha risposto dicendo che gli era stato contestato questo reato e che lui, allora, è stato prosciolto. Quindi mi pare che... Al di là di questo non ha avuto mai occasione di occuparsene, dico, indipendentemente dalla sede giudiziaria, dico. Ma di occuparsi di che? Di che cosa? A suo tempo ci fu questo attentato, Presidente, che siamo un po' stanchi tutti stasera, me compreso. Siamo in un periodo di tempo in cui si è verificato questo attentato. Sì. Un attentato fatto ad un, diciamo, parente, una persona da lui conosciuta, proprietario del bar Rosanè, indipendentemente dal fatto che è stato incriminato poi prosciolto, io desidero che lei chieda all'imputato se e in che termini si occupò di questa faccenda, oppure se, avuta notizia di questo attentato, non fece nulla, non lo riguardava. Questa è la domanda, no, non mi riferisco tanto alla vicenda giudiziaria. Lei ha avuto notizia di questo attentato? Lasciamo stare, dice, la vicenda giudiziaria. Lei ebbe notizie? L'ho avuto, perché nella parentela. Ebbe occuparsene comunque in qualche modo? No, no. E cosa disse lei al giudice istruttore quando le contestò questo reato? Io non conosco questo dettaglio, noi siamo in buon rapporto e tutto questo. È interrogato a tutti i familiari. Va bene così, Presidente, un'ultima domanda soltanto. L'imputato ha parlato di contrabbando, ha detto anche di essere un contrabbandiere e di avere soggiornato un lungo periodo di tempo anche per questa attività nel napoletano. Ecco, se può l'imputato dire con quali altri contrabbandieri napoletani o d'altra parte d'Italia ha avuto rapporti e in particolare, Presidente, in particolare se ha conosciuto in quella occasione qualche contrabbandiere catanese e più in particolare ancora se ha conosciuto Giuseppe Ferrera e Giuseppe Calderone. Mai conosciute queste persone? Queste persone non le conosco. Di persone di napoletane che facevano il contrabbando di sigarette? Napoli. Questa è la domanda prima. 80% parte. Fanno i contrabbandieri, signor Presidente. A Napoli. Si è avuto rapporti lui. Presidente. 80% fanno i contrabbandieri, quindi c'è cosa fa chiamare un gattone, tutte queste cose. Ma la domanda è se ha avuto rapporti lui, Presidente, e con alcuni contrabbandieri. Con... Per esempio Bardellino, per aiutargli la memoria. Bardellino, per esempio. Sconosciuto. Sconosciuto Bardellino. Sì, sì. Basta così, grazie Presidente. Allora, la difesa deve formulare istanze, anche domande. Sì. Domande? No, domande niente. Allora, l'imputato lo possiamo fare riaccompagnare, lei si può riaccomodare. Intanto l'avvocato veneto formula le sue istanze. Sinteticamente, avvocato, come è il suo costume, peraltro. Sì. E le possiamo anche dettare a verbale, così... Sì, sì, sì.